buongiorno, buongiorno, guardate qua che roba, che brufo, buongiorno, 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 devo ringraziare un po' di gente, ovvero Mati, e sono 21 attualmente, non mi viene in mente nulla col numero 21, e auguroni a noi, grazie mille, oggi tra l'altro è il primo giorno senza ciambella, vediamo come va. Non lo so, non sono convintissimo per adesso. Poi vediamo, vi avviso nel caso debba fare dei cambiamenti al setup. Grazie a Cippo, alzo le mani per il lunedì. Buongiorno e grazie mille. Grazie a Berto, in fila per 6 con il resto di 2 perché sono 44 mesi. Grazie a Davide, ne sono 22, sempre minore di 3. Cosa c'hai tu? Mi guarda così. Vieni qui. Ah sì, mi ricordo. Vieni qui. Fatti vedere, vieni qui. Sì, vieni qui. Dai. No, niente, passa dietro. Qua. Ah, sì, mi ricordo. Vabbè. Dove eravamo rimasti? A Davinon, che sono 22, sempre minore di 3. Grazie mille. Grazie al Degrado per i 32 mesi. Buongiorno gatto, oltre a condividere i 32 mesi con lei, da circa un mese condivido pure le emorroidi. Ottimo, pensiamo positivo, assolutamente sì, grazie mille. E grazie a Frank per il ride, grazie mille, bello, buongiorno. Buongiorno e grazie anche a Gabriele per i 4 mesi, niente da dire, ti adoro. Oh, troppo gentile, eh? Anch'io ti adoro. Spain, dopo tanto tempo che non rinnovo, sono tornato gattone. Un fresco buongiorno a lei questa giornata afosa. Io la ringrazio moltissimo e invito tutti a ricordarsi di rinnovare per non perdere uno la streak, due per completare l'hype train, tre per risanare il PIL che si è andato a creare negli ultimi giorni. E grazie mille anche al sociologo, 43 mesi, ma qui stiamo un attimino esagerando. Vabbè, dai, continuo solo perché sei tu. Ah. Grazie, grazie anche a Mallory e buongiorno a lei, buongiorno, grazie. Come sto oggi? Allora, devo vedere, non sono ancora andato di corpo, quindi per adesso c'ho il beneficio del dubbio. Grazie anche a Straisa per i 43 mesi. Come sapete, io non sto più simpatico ad Amazon, volevo fare questa piccola chiosa, quindi non ho avuto in anteprima la lista delle cose del Prime Day. Io infatti ho visto stamattina qualcosina, però ancora nulla di interessante da condividervi. Cosa ho fatto? Ho guardato la mia lista desideri. Però se volete date un occhio appunto alla mia lista di oggetti che utilizzo, vedete se lì c'è qualcosa in forte sconto, eventualmente acquistatelo se eravate interessati o meno. Più di questo mi spiace, non ho potuto fare il classico servizio di do un'occhiatina ai classici file per prepararmi prima, ok? Molto bene, Gabriel. Non ho trovato nulla interessante, mi sto prendendo la borraccia. La borraccia è ottima, adesso non so che prezzo venga proposto, quindi purtroppo è così, se non vendi miliardi di prodotti ad Amazon non stai simpatico e quindi non ti mandano i link in anteprima. No, non ho fatto niente ad Amazon, non è che mi sono comportato male, semplicemente non valgo. Grazie a Fre per i 2 mesi e Matteos per i 4. La questione del culo non si è ancora risolta, semplicemente, allora ad oggi senza ciambella e vediamo un pochino come va in queste 3 ore. Sono un po' più comodo, però vediamo come sarà. Sto decisamente molto meglio in generale, però mi mancherà ancora 3 settimane di lavoro. La crema tra l'altro stamattina non l'ho ancora messa perché pensavo di andare di corpo, quindi adesso vediamo come evolve, come non evolve, eventualmente vado in bagno e poi la metto. Va bene, grazie a TG Power per i 10 mesi. Rinnovate per Light Rain. Ah sì, mi ricordo. Non abbiamo molte notizie stamattina di cui parlare, ma un paio di interessanti legate a Kojima. Quindi volendo parliamo di quello. Parliamo di quello. Non hanno aggiornato il gioco dei poliziotti, cosa che mi ha reso molto triste, e anziché farmi altre 3 ore con non si vede l'orario, chiudi, riapri, riapri, chiudi, no, questo si è buggato, preferisco aspettare anche un minimo aggiornamento di 200 mega, ma
per adesso aspettiamo. Tanto abbiamo oggi e domani, poi abbiamo Sea of Thieves. Insomma, c'è decisamente altro in pentola. E torniamo da Rari Campi, che è sempre molto bello. Chiarolini, buon salve, grazie mille per i suoi 4 mesi. Pa pa pam 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 pa pa pam para pa pam. Era meglio in alto o in basso? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Boh, resto qua intanto, va bene? Resto qua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Avete 30 secondi per completare Life Train di livello 2, che è al 75%. Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Ok, eravamo rimasti qui, che stavamo raccogliendo, anche se piove. Non è una buona idea, ma noi lo facciamo uguale, perché siamo così. Il gioco del vino, molto interessante, con purtroppo alcuni problemi di gioventù, se posso dire. Però, oddio, mi si è staccato il coso. Intoppa. Non l'ho intoppato? Non l'ho intoppato. Intoppalo? Ah, sì, mi ricordo. Intoppalo! E non me lo intoppa. Tra l'altro ho sentito i thermos e ci organizzeremo con un server privato di Farming Simulator. E io avrò la mia fattoria, loro la loro, nello stesso server, quindi anche senza giocare direttamente assieme avremo questo tipo di cose. Ho già sentito Moro, ci dobbiamo organizzare, sarà bellissimo. Grazie al pesce diavolo! Buongiorno Gattone, vorrei un hype train con il signor Sifettoni come capotreno. Dov'è? Niente, è andato via. Questa è casa mia, entra! È sotto l'aria, è sotto l'aria. Grazie a Barbaro per i 3 mesi, Lordrex per la sub, Kenshiro anch'egli per la sub e Cloud of Sweet. Siamo a un anno, grazie per avermi fatto compagnia in questo periodo buio, ma adesso ho ripreso a lavorare. Mi fa piacere. Se vuole le passo un dolce sotto banco. Sto ancora un po' attento a quello che mangio, però come accettato, eh? Devo fare la z. Come è andato il weekend? Bene, dai, bene. Nulla da dire. Qui si potranno sabotare i campi dei thermos. Allora, quello mi sembra un po' eccessivo e anche maleducato. Però qualche cagatina, qualche scherzone, magari ce lo possiamo anche fare. Adesso non so come sarà strutturato Farming Simulator. Però l'idea di essere assieme ma separati mi piace molto. Dovrebbe uscire anche un gioco survival GDR che ha questa meccanica qui. Vediamo come sarà. Quasi, quasi perfetto. Ho spiegato perché niente poliziotto, ragazzi. Vediamo. Stamattina relax. Allora, iniziamo a parlare delle news del giorno, se volete, news delle cose. Allora, vi avevo detto ieri pomeriggio che lo shop online di Silent Hill aveva messo la pulce nell'orecchio alla gente dicendo che presto sarebbero arrivate delle news per quanto riguarda Silent Hill. Tutti ovviamente hanno fatto uno più uno con questo Abandoned, che è il titolo Kickstarter che tutti sono sicuramente, cioè tutti hanno la certezza matematica che questo Abandoned sia Silent Hill fatto da Kojima. E ci hanno fatto il Kickstarter perché sì. Grazie agli Alaya per i 6 mesi. Ma è proprio una certezza questa che si ha nel mercato. Lo sa, tutti sono sicuri di questo. Ah, sì, mi ricordo. Tutti sono super sicurissimi di questa cosa qua. E niente. Quindi è uscito il grande annuncio di Silent Hill oggi. E sono degli skateboard a tema Silent Hill. Quindi confermato, Abandoned è Silent Hill. Sì, seriamente. Hanno semplicemente cavalcato l'hype della situazione Silent Hill e poi dopo hanno buttato fuori degli skate con le infermiere di Silent Hill.
Vabbè, che dobbiamo fare? Che hanno presentato gli skateboard di Silent Hill, Gabriel. Comprato? Ti vedo bene a te sullo skate. Mi sembri uno dritto che ci sa fare con la tavola. Tiern, 10 mesi, finalmente riesco ad esserci. E io la ringrazio tantissimo. Sempre meglio di niente. Ah, sì, mi ricordo. No, Gabriel, solamente lo skate. Allora. No, aspetta, com'è che si tira? Ho fatto giusto, ci siamo. No, si pronuncia Algo. Allora, questa era la prima notizia. Incredibile. Grazie a Mr. January per i 15 mesi. Rinnovate. No, vabbè, è finito l'hype train, non importa. Cioè, rinnovate se volete, però l'hype train ormai è andato. F. Eccolo qua. E la V di Verona. La seconda entusiasmante notizia di oggi, invece, è... rullo di tamburi? Skate the Gaming. Che Kojima Production sta assumendo personale. Grazie a Matti per i 29 mesi. Sta assumendo personale per un gioco d'azione multipiattaforma. Nell'annuncio viene specificato... esperienza di tre elementi: armi bianche, armi da fuoco, veicoli, e esperienza nel posizionamento dei nemici e della gestione degli equilibri dei giochi d'azione, e di avere esperienza nello sviluppo programmi per server di giochi online. Quindi tecnicamente questo annuncio è dedicato a un gioco action online con armi bianche, pistole, macchine e quant'altro. È un po' generico, sì, però detta così penso a tutto tranne che a Silent Hill. La butto lì. Soprattutto se mi fanno meccaniche online con un Silent Hill, insomma. Vabbè. Vediamo cosa viene fuori. Quindi, secondo me questa è un'altra piccola riconferma che Abandoned c'entra poco con il buon Hideo. Dopo, detto questo, vi dico la mia. Sono un po' dubbioso, ok che Kojima fa delle cose un po' particolari e fenomenali, però dietro c'è un mercato molto grosso e certe cose non lo so se può farle solo perché lui è Kojima e può fare tutto, ok? Quindi sinceramente sono un po' dubbioso. Poi sarei molto contento di vedere una roba del genere perché sarebbe anche figa come cosa, però io rimango molto, dopo quello che ho letto, molto dubbioso, ecco. Cioè, soprattutto non dopo quello che ho letto, ma soprattutto dopo quello che hanno scritto gli sviluppatori di questo Abandoned nel loro Kickstarter, dicendo: noi non c'entriamo un cazzo né con Kojima né con Silent Hill. Non ci dovete rompere i coglioni. Lo hanno scritto. Perché scriverlo? Se vuoi lasciare quel dubbio lì, mentire spudoratamente mi sembra un po' una cazzata. Cioè... se fosse vero, dire no, non è vero, mi avete sgamato, ma non è vero, no, si nascondono dietro un dito. Però se lo scrivono, perché non credergli? Ok? E io sono un po' preoccupato per questi poveri sviluppatori che si troveranno con un hype pazzesco per Silent Hill, senza però fare Silent Hill. No, non è pubblicità gratis, cioè, o meglio, sì, ma fino a un certo punto, perché è una mega pubblicità, però se la gente si aspetta un prodotto che non è quello che tu stai facendo, tosta, eh? È molto tosta, poi. È come dire, io vado al ristorante e sono super in hype per mangiare la pasta al pesto, e mi portano la pasta al ragù. È sempre pasta, per l'amor di Dio. Ma non torno a casa soddisfatto. Diciamo così anche su Kingdom Come su Switch. No, su Kingdom Come c'è stato un errore gravissimo di fondo. Non è stata una cosa mezza nascosta né nulla. Kingdom Come ha fatto un grosso errore. Hanno mandato in Giappone le pubblicità... per far uscire il gioco su console.
qualcuno ha dato per scontato uscisse anche per Switch. Hanno fatto la pubblicità anche per Switch. E loro si sono trovati con il packaging per Switch di un gioco che loro non avevano previsto per Switch. Allora hanno detto, vabbè, dai, proviamoci. E stanno provando a farlo. Ma non è la stessa cosa. Grazie ad Alec, che è bello mettere il grano in compagnia. Molto bello, sono d'accordo, grazie mille. Abbiamo visto che la gente si indigna quando gli danno una cosa che sapevano perfettamente cosa sarebbe stata, come Cyberpunk, ma tecnicamente non a livello. Figuriamoci se ti danno un gioco e pensi che invece sia un altro. A me ha fatto morire da ridere comunque il caso Kingdom Come. Oh, va bene, dai. Cioè, onore a loro che ci hanno provato, cosa volete che vi dica. Mi ha fatto super ridere. Da una stronzata buttare fuori la versione per Switch, secondo me sarà inguardabile. Però vediamo. Grazie a Shiri per i 40 mesi. Anche per Metal Gear Phantom Pain era successo lo stesso. Sì, che si aspettavano tutti un nuovo Metal Gear. E no, non era per Phantom Pain. Era per l'altro, in quello online. In quello online era successo il patatrack. Phantom Pain, scusami, correggimi se sbaglio, non era il prequel del 5. Quella specie di demo venduta standalone. Più che noi mi sembra una figura di merda. Sì, assolutamente. Assolutamente. Sì, Phantom Pain era il prequel, vedi? Ricordo bene allora. No, Ground Zeroes. Quello che dico io era Ground Zero. Se Phantom Pain, che cazzo era? Perdonatemi, non sono fan di Metal Gear. Ammetto la mia enorme ignoranza. Ground Zero era il prequel di Phantom Pain, che è il 5. Ah, ok. Perfetto, ci siamo. Ottimo, grazie. Perfetto, grazie. Però qua mi serve il raccoglitore di grano. No, l'imballatore mi serve qua. Quindi facciamo una roba intelligente. Vado a vendere il grano e poi cerco la missione che mi fa fare le balle di fieno. Il vecchio mulino. Ah, mi dice effettivamente che c'è anche una missione dove devo parlare con loro. Quindi noi lo facciamo. E poi un carro da fieno. Perfetto, dobbiamo fare questa. E poi anche questa. Va bene. E diamoci dentro. Oddio mio, che paura. Ma porca di una puttana. Shizor, 6 mesi, buongiorno gattone. Finalmente ieri sono diventato pure io. No. Ah, un ripetitore mobile. Ah, perché ti hanno messo il 5 Jice. Ma da ancora... Ma non ho ancora sviluppato alcun potere particolare. Devo preoccuparmi? No, ci vogliono circa 15 giorni. Grazie mille. No, signor Sam. Infatti questo qui è molto più bello e molto più completo di... È molto più completo di coso... Di quello di Lumberjack. Infatti lo adoro questo qui, ma veramente tanto. Quanto più dovresti giocarlo su PC è ancora guardabilissimo. Ma non è che non lo gioco perché è vecchio o perché è brutto, eh. Ma proprio perché non è il mio genere, ragazzi. È... C'è bisogno? No, lo sta portando fuori, quindi non ancora la pappa. Quello medievale, Nido, sto aspettando che vadano un po' più avanti nello sviluppo. Sono molto indietro. Vorrei ricominciarlo da zero Medieval Dynasty e giocarlo con molta calma. L'hai messo sul Game Pass? Cosa? Medieval? Tanta roba, eh?
Allora, niente, vado giù dritto e siamo a posto. Aspetta, vado io, vado io. Medieval è sul Game Pass, sono riuscito a scaricarlo per problemi. Ah. Un incremento di prezzo nel Game Pass. Sì, secondo me al massimo però arriviamo a un 15 euro, non tanto di più. Vediamo. Vediamo. Molto bello Medieval, molto bello. Però continuo ad aggiornarlo, aggiungere robe. Alcune cose si resettano. È un po' una rottura di cazzo. Preferisco ricominciarlo da zero. 15 per l'ultimate, sì. Siamo a 13 adesso, 2 ore in più. Ci sta. Dai ragazzi, vi vedo attivi. Spero che siamo un po' meno del solito, giustamente, perché questa è la quinta volta che ricominciamo cosa, però dai, attivi, attivi, chiacchieriamo, cazzo. 15 euro rimane comunque buono, sì. Gradire di pacchetti da 6 mesi o da 12? Non si può acquistare Game Pass da 12 mesi? Ho visto Luca della Pixar, l'ho trovato molto 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 carino. Come sapete ormai i film Pixar ultimamente non mi stanno particolarmente entusiasmando, perché sono tutti molto telefonati e vanno a parare più o meno sempre negli stessi temi e nelle stesse narrative. Ecco, Luca fa parte di questa lista. Grazie Zuzurellone per i 37 mesi. Lo consiglia? Vabbè, lì sì. Cioè, tutte le cose su Disney Plus le consiglio. Anche Yara, Lara, Zara, cos'è che era? Bello anche quello. Raya. Quasi. Carino anche quello. Prime Day, ribadisco, se volete guardate qualcosa nella mia lista, però non ho avuto modo ancora di guardare per bene. Una cosa che mi dà molto fastidio dei film italiani, non tanto che ci fanno ci dipingono come degli abbuffatori di pasta, che lo posso accettare, ma il gesticolare random. Ho visto fare questo gesto qui talmente tante volte che per me ormai è diventato completamente privo di significato. A me quella cosa lì dà parecchio fastidio. So che è il classico gesto all'italiana questo, però ha un senso specifico quando tu fai così. Non è che come stai? No. 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 Un po' come per me la cosa peggiore in assoluto è stato in Spider-Man Far From Home, dove hanno detto che boh vuol dire tutto. Con il venditore di fiori che voleva vendergli dei fiori alla ragazza, e lei dice boh, e lui triste se ne va. No, se tu dici boh a uno non reagisce così. Che cazzo è? Queste sono cose che mi hanno un pochino fatto... In che senso? Quella del boh non l'ho capita. No, non è che non l'hai capita, non l'hanno tradotta male. Semplicemente è proprio un errore da parte di chi ha scritto i dialoghi. Vale, buongiorno gatto, non so lei, ma sono parecchio in hype per domani. Per Sea of Thieves, anch'io, moltissimo. Grazie per la compagnia durante lo smart working. Altrettanto, grazie mille. Gangway adesso vediamo se rigiocarlo o meno. Ne riparleremo. Vendiamo un po' di soldi. Vendiamo un po' di soldi. No, in inglese ha senso in inglese perché loro non sanno cosa voglia dire. Cioè, loro dicono che boh vuol dire tutto. Quindi ha senso, però è proprio un errore. Se sei italiano, quella cosa lì ti uccide dentro. Esattamente come mi ha ucciso dentro veramente in... Ciao Sibyl.
Io sono uno sotto la vivo pioggia. Vivo nella fattoria qui vicino. Ho visto questo mulino da lontano e mi chiedevo solo se funzionasse ancora. Siamo già venuti due volte a vendere. Beh, ma... insomma, sì. Puntiamo a produrre farina ecologica per i fornai, ma gli agricoltori preferiscono vendere altrove i loro cereali. E invece noi veniamo qui. Abbiamo provato ad alzare i prezzi il più possibile, ma i visitatori continuano a scarseggiare. Quindi dici che posso venderti i miei cereali a un ma prezzo già fatto, sì, almeno per fatto, qualche sì. tempo. E ricorda che prendiamo solo grano e orzo. Cazzo, io c'ho la colza adesso. Va bene, spero di... Vabbè. Allora, esattamente come mi ha ucciso dentro vedere in Luca questo gesto qui fino alla morte. Non lo so. I luoghi comuni a me non me ne frega niente, vabbè, la pasta e quant'altro. Poi dopo ormai ci si lamenta di tutti i luoghi comuni usati, non usati. Vabbè, però li usano e quindi lo accetto. È vero che noi gesticoliamo tanto, anche io gesticolo tantissimo mentre sto giocando per esprimere i concetti. Però quando mai mi avete visto fare così? Parlando di una roba che cazzo dici? Mamma mia Barbascia, che bella la serie di Clarkson. È quella che mi ha fatto venire voglia di tornare a giocare qua, eh? Tom, buon di gattone, grazie per tutta la compagnia mattutina durante lo smart working. Grazie mille anche a lei. Tu lo fai sempre questo gesto qua, anche mentre non c'entra nulla col discorso? Ah, sì, mi ricordo. Scusami? Una vecchia seminatrice? Ah... Forse dovrei farmi un viaggio. No, dai, prendiamo l'autobus. Torniamo a casa col trattore e poi ci prendiamo l'autobus. Gli americani non vogliono raccontare un'idea dell'Italia vicina alla realtà. Vogliono gli stereotipi, la magia e il mistero. Altrimenti il suo pubblico rimane spaesato. Ogni volta che ci raccontano siamo fermi agli anni 50. È vero. Beh, vabbè. Sinceramente, un film come Luca... fatto in tempi moderni non avrebbe proprio il minimo senso, era proprio una storia che andava raccontata in quel periodo lì. Funziona perché raccontata in quel periodo lì, è una bella storia. Mi ha turbato quella cosa, quando mi fanno gesticolare a caso mi fanno dire cose a caso. È stato molto peggio il boy in Spider-Man comunque. È vero, c'erano anche le esclamazioni. Santa mozzarella! È vero, l'avevo rimosso quelle imprecazioni lì con i formaggi. Sì, dicevano cose così... Santa mozzarella... Quelle si dicono? Mai sentito io, Gabriel, mai. In Liguria spessissimo, veramente? Figa come cosa, non lo sapevo. E allora bello, molto bello quello. Grazie Amlach per gli 11 mesi. No, l'ho visto in italiano. Come scherzavi? Va bene. Scrivete le cazzate. Quindi non era vero. Perfetto. Santa Polenta l'ho sentito anch'io. Però non ricordo effettivamente se in un qualche film o nella vita vera. Perché parliamo di roba di infanzia. Luca merita in lingua originale. Ho capito, però perdonami. Al di là del tutti i film sono meglio nella lingua originale, siamo anche d'accordo. Stiamo parlando di un film ambientato in Italia dove parlano in italiano. Perché non dovrebbe essere bello in italiano?
e in Italia parlano italiano. Scusa, c'è proprio un film che secondo me in italiano dovrebbe dare il meglio. In Lombardia si usa Santa Polenta, forse Boldi, ecco. Grazie Sbrotter per i 37 mesi. Cioè, il film è bello in tutte le traduzioni. È rischioso, perché comunque è un film, può essere bello quanto vuoi, ma l'adattamento è sempre un rischio. Ho visto un film ieri, non mi è piaciuto però, quello con Tom Holland e la ragazza di Skywars, che non mi ricordo mai come si chiama l'attrice, Ray, perché ha un nome tutto particolare, ecco, Daisy Ridley, eccola lì, lei. Ho visto il film, quello su Prime Video. Non mi è piaciuto, l'ho trovato una noia mortale. Mi spiace, mi sono proprio scassato i coglioni. Ho trovato molto interessante la lore del mondo. Mi hanno detto due robe in croce, il resto, vabbè, non vi faccio spoiler, però diciamo che c'è poco mordente nel film. Non so se qualcuno l'ha visto. Chaos Walking, esatto, quello lì. Mi sono abbastanza rotto il cazzo guardandolo. Allora, io direi di andare a farmi un giro qui tra queste belle persone. Dalla destra del coso. Aspetta, c'è un Leila. Leila. Ecco, qual è il problema della traduzione? Perché vi ho preso questo esempio? Forse è meglio andare a letto. Sì, è meglio andare a letto, che sono molto stanco. Ho preso questo esempio perché in America non si utilizza il sesso, no? Delle persone. Quindi tutti i verbi sono anche particolari. Si vedeva proprio Tom Holland, cioè non particolari, adatti alla situazione. Tom Holland che dice stop, ok? Che funziona a non farti capire il sesso della persona che sta rincorrendo, anche perché non conosceva il sesso della persona. Purtroppo in italiano bisogna tradurre con fermo o ferma, perché anche se stop funziona in italiano, suona male. Cioè, voi vi immaginate dire uno stop? Anche se è corretto. Potevano dire fermati, effettivamente, ci ho pensato anch'io. Però forse non ci stava col labiale. Forse sono più vicino qui. Vadi. Ci poteva stare fermati, però fermati con stop non ci stava probabilmente nel labiale. È lì che sta tutto il problema. Però vabbè, questo era un esempio proprio di un film che ho visto ieri, era chiarissimo. Alt. Però lui dice stop. Anche lì il labiale non so quanto ci possa stare. Non sono bravo in doppiaggio, non so intendermi. Se hanno scelto questa traduzione qui, immagino che fosse la cosa migliore. Basta. Come basta? No, perché se sta scappando che dici basta! Allora, con chi è che devo parlare qua? Con Frank? Cerco un lavoro. Okay. In realtà mi farebbe comodo quello spargitore di letame laggiù. Quello smerdatore. Ti intendi di costruzioni, di riparazioni? Certo, sono abbastanza giusta. Bravo. Buono a sapersi. Io sono sempre in giro e qui il lavoro abbonda. Se ripari, scusate, questi edifici, lo spargitore è tuo. Oh, che cazzo.
Ecco, ragazzi, ecco. Ovviamente do per scontato che non dovete fare spoiler di queste cose qui, per cortesia, in sesso, non sesso. Dai. Non vedi la sparachiodi? Ok. È una nuova run, purtroppo sì, Lame Jack, abbiamo perso tutto. Ma aspetta, questo o questo dobbiamo fare? Ah, forse solo questo, ok. Quindi purtroppo è così. Che vabbè, ci sta, me ne rendo conto. Poi dopo sono io che scelgo di guardarmi il film in italiano, eh. Nessuno mi costringe con la pistola alla testa. Potrei guardarmeli in italiano. E infatti Mario non dovevi. Vabbè, non importa. Ecco qui. Magari fosse così facile riparare un quartiere. E quindi è così. In realtà a me non ha turbato tanto l'adattamento di Luca, che vabbè, ci sta, insomma, hanno detto così. Più che altro alcune affermazioni, alcune gesti, perché gesticolano moltissimo i personaggi. Ed è una cosa vera, noi gesticoliamo tanto. Guarda, sto gesticolando con la testa adesso. Fa parte del nostro modo di parlare, è assolutamente una cosa vera, corretta e coerente. Meno questo gesto qui a caso. Questo gesto qui è per me abusatissimo. In tutte le produzioni, minchia, sembra che facciamo solo quello. Perfetto. Perfetto. E qui è tutto ok. Vado di sopra. Ora sai cosa provo io da anni quando sento parlare di Sardegna? Qualcosa per le pecore? O io con la questione Veneto? Che tutti bevono un sacco e bestemmiano. Poi in parte è molto vero, cioè purtroppo è molto vero. A me non sta sul cazzo che quando la gente dice queste cose, perché è verissimo, si bestemmia tantissimo, è inutile nasconderci dietro un dito. Mi tira il culo quando mi dicono che non sono un vero veneto perché non lo faccio. A me quella cosa lì dà molto fastidio, perché non c'entra niente. Esatto. Quindi tu sei calabrese, sei di default nell'andrangheta. Le doppie quando parli, la zoofilia e che non abbiamo le auto o i frigoriferi. Allora, io credo di aver sentito solo le doppie, Ricky. Le altre mi mancavano. Quindi si dice che i sardi non hanno i frigoriferi. Perché? Ok. Per quanto riguarda la zoofilia, credo che invece sia un discorso per qualunque non allevatore. Tutti quelli che hanno animali tipo le pecore se le devono anche scopare. Quella è una roba che si dice spessissimo. Il vecchio contadino solo. Se veneti sono solo bestemmiatori, allora i napoletani sono ladri, i siciliani tutti mafiosi. Ma infatti sono i luoghi comuni non belli questi, sono assolutamente non belli. Sinora ha buttato il bidone a terra con cattiveria e malvagità. Sono i luoghi comuni poco carini quelli lì. Poco lusinghieri, ecco. Parlo zero dialetto, non bevo, non bestemmio, molti mi chiedono se sono straniera. Noi milanesi pensiamo solo al business, corriamo e... Uè, figa!
Correte moltissimo. Infatti ho visto durante il primo DPCM per il Covid quanto avete corso. Proprio l'assalto al treno. Che ricordi, vi ricordate? Marzo 2020, mamma mia, il primo lockdown. Cazzo, mamma mia. Il treno è sempre il treno. Cazzo. Uè, testina, stiamo calmi. Mi scusi, commentatore, mi scusi. Era una gags. Però vorrei spezzare una lancia gigante alla Lombardia, perché è vero che sono partiti con dei disastri incredibili, si sono fatti liccare il decreto, hanno avuto contagi destra e sinistra e quant'altro, però poi dopo, non vivendoci, mi baso su quello che leggo sui giornali, magari sono tutte cazzate, non lo so, si sono rimessi... cazzo, qui come faccio a salire? Si sono rimessi in carreggiata abbastanza alla svelta e il discorso vaccini è stato ottimo. Per una regione con così tanta gente, secondo me hanno lavorato veramente alla grandissima. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Cioè, sono partiti così così, però per essere... Per la dimensione della regione, non per la tecnologia e quant'altro, perché comunque lì... Oh cazzo, devo tirare fuori questo. Perché comunque stiamo parlando del top in Italia, se... In teoria. Ma porca troia. Vabbè, faccio così. Se si parla di sviluppo tecnologico, mi sa che la Lombardia è quella con le aziende più avanti sotto quel punto di vista lì. Però il portale vaccini, secondo me, era veramente straordinario. Gliel'ho invidiato tanto, perché il mio era un refresh continuo come negli anni 90. Terribile. Ha funzionato, però insomma, un altro, anche questo devo riparare. E minchia, non so, ti vuoi che ti faccio anche il caffè? Vabbè. Roby Psy, grazie per i 40 mesi. Quindi sono contento per loro, perché sono partiti male, ma hanno migliorato moltissimo le cose. Poi, per carità, non ho vissuto a Milano, in Lombardia, in questo periodo, quindi me lo deve dire chi ci ha vissuto. Da esterno devo dire che, per essere quelli appunto partiti col discorso treno, leak e quant'altro, si sono fatti valere un botto. Non ho capito la domanda, Weasel. È il solito orario? Sì, sono le 9:40. E spissa. Sì, sì, poi dopo mancavano i vaccini anche in Lombardia, ma anche lì hanno dato un bel colpo di reni. Insomma, devo dire che è un bel lavoro. Ma in realtà tutta l'Italia comunque poi dopo si è... Scusa, qui non me lo fa sistemare? Qui niente. Vabbè. Tutta Italia devo dire che si è rimessa in carreggiata. Ottimo lavoro. Cioè... Forse, ribadisco, forse l'unica mossa che avrebbe potuto darci una grande mano sarebbe stato un mini lockdown a dicembre. Questo secondo me ci avrebbe dato una grossa mano. Grazie a Darius per i 14 mesi. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Anco. Da me per un vaccino ho fatto 2 ore sotto il sole. Scusa, perché? Non ti è andato l'orario? No, no, tu, poi ovviamente c'è chiunque che critica la qualunque. Secondo me poteva andare molto peggio. Per tempistiche, sviluppo tecnologico e tutto quanto, bene, secondo me siamo andati bene. Me lo lascia qua, ok. Io vado avanti a fare le altre 2 e vediamo un po' che cosa mi viene proposto. Poi vengo qui col trattore e tiro su. Sai che però io effettivamente ho 2 trattori. È
vero che ho due trattori, perché ho quello del DLC. Dove l'ho mollato l'altro? Vecchia macchina, macchina. L'ho mollato da qualche parte? Boh, vabbè, andiamo avanti, poi torniamo indietro. Però con due dottori a vaccinare alle 11, sono tornato a casa alle 13. Oh, quello è poco. Quello è poco, cioè male. Stickouts, 37 mesi, grazie mille. Quella. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Sulla carta c'è l'orario, ma in pratica si andava in ordine d'arrivo. Ci sta. Però in realtà sono andato, sono arrivato anche un po' prima e in mezz'ora sono uscito. Mezz'ora perché c'era il tempo tecnico di attesa. Allora, al di là della politica, Eddie, che io di politica non ne voglio parlare, non sono esperto, non sono il posto giusto dove parlarne. Per quanto riguarda la pandemia, la politica c'entra fino a... C'è stata tanta campagna elettorale sul Covid ed è una cosa che mi ha fatto abbastanza schifo. Però in una situazione del genere il governo deve prendere delle decisioni, soprattutto impopolari, perché comunque non è facile. Non è facile con la gente che non arriva qualcosa a fine mese di chiudi il negozio. Il mio dipendente è un buon a nulla. Bene, va forse bene. Posso... E tu non lavori gratis, giusto? No, che ovviamente dici no. Di questo vecchio rimorchio per fiere? Certo. Se lo dici tu. Va bene. È davvero... Non ho capito cosa devo fare. Devo riparare l'edificio, ok, perfetto. Purtroppo non è facile. Alcune scelte devi farle per forza perché o la gente non arriva a fine mese o muore. Cioè, io non invidio minimamente chi ha preso le decisioni in tempo di Covid, ma zero. Teo, 19, comunque, ci sto giocando pure io e mi sembra comunque più complesso di Lumberjack. Eh sì, perché è finito, Lumberjack deve ancora essere terminato. E riuscirà anche a Far West, messo in lista, però non è dagli stessi. Mi riprendete, buona nulla. Eh beh, ci siamo noi. Non sono scelte facili da prendere. Poi sono stati criticati tantissimo e cosa hanno fatto? Hanno smesso di chiudere tutto, hanno cercato di aprire sempre di più, sempre di più, sempre di più. E questa cosa ha portato a una seconda ondata forse molto addirittura più potente della prima. No, allora, forse lo ha portato, perché che sia stata più potente della prima ondata, la seconda è un dato di fatto, non me lo sono inventato io. Che forse la colpa sia stata delle decisioni è una congettura mia. Non ho dati alla mano, è un'ipotesi. Che dobbiamo fare? La scala? Niente? Non mi fai piazzare la scala da nessuna parte. E io come salgo su, scusa? Volando? No, c'è un problema. E come faccio a salire su? Vaffanculo, ecco qua. Sì, molto più potente la seconda ondata, molto di più. Ecco qui. Non entriamo in ambito politica con politici e quant'altro, ragazzi, perché come sapete la politica è vietata sul canale esattamente come la religione, perché a cosa portano questi due argomenti? A litigare. Ci sarà sempre uno con un'opinione diversa dall'altra. Io sto parlando solamente di Covid e di chi ha preso decisioni non a livello politico, ma a livello, diciamo, sociale, ok? Per cortesia, non ho voglia di dissipare litigi o di parteggiare per un lato o per l'altro. Non mi interessa minimamente. Ok? Quindi aperta e chiusa questa parentesi qui. E andiamo avanti. Quindi devo dire molto. Però sta cosa che i Rikishimaru del mondo non hanno il frigo, io vorrei approfondirla. Vorrei saperne di più. Perché? Perché è un'isola, quindi non vi servono le macchine, come il pianeta di Rekaio. Però lui la macchina ce l'aveva.
vabbè, c'è gente che è palesemente novax ed è anche ricoverata, che è brutto, però mi dispiace per loro, ma fino a un certo punto. Cazzo. A me è arrivato stanotte il Green Pass. Sì? Quando hai fatto il vaccino, Luca? Che a me è ancora un cazzo. Lavoro con strumenti magici, è per questo che sono amato. L'ho preso dal sito con lo speed. No, io stavo applicando. Lo stavo aspettando l'applicazione io. Che mi sembrava la cosa più comoda l'applicazione io. Non devo fare niente, devo aspettare, no? No, in realtà il Green Pass si può prendere ovunque. Ci sono un sacco di metodi. No, no, non va richiesto, dai, io. Non va richiesto. Sono stato di Sardegna più volte. I frigoriferi li hanno, ma non hanno strade per bene. Due settimane dopo. Ah, dopo la seconda dose, non la prima? Io ho letto 15 giorni dopo la prima. Ho letto male allora. Ah, ok, allora ne ho da aspettare. Stare per bene non ne abbiamo neanche, manco in continente. Ma no, allora, sulle autostrade quantomeno devo dire che sono ottime. Ma qui in generale strade di merda no. Più a Padova qualcosina, ma proprio in giro per posti un po' dimenticati da Dio. Strade brutte no, strade brutte no, brutte no, arriva anche solo con una dose. Non ho capito cosa serve il Green Pass. A viaggiare, Silent Eagle. Vuoi andare in Austria? Perché ti piace l'Austria? Devi prendere l'aereo per andare in Austria. Col cazzo che ti fanno salire sull'aereo se non hai il Green Pass o il tampone. E diciamo che il Green Pass è la roba più pratica, insomma, che infilarti 2 metri di coso nel naso. Sono contento di non aver mai dovuto fare il tampone. È valido solo 9 mesi dalla seconda dose. E poi dopo vedremo come evolverà lì la situazione. Ah, certificato italiano dopo 15 giorni dalla prima. Quello europeo dopo 15 giorni dalla seconda. Ok, sì, mi ricordo anch'io di aver letto una roba del genere. Aka, buongiorno signor Gatto, sempre un piacere riuscire a seguirla in queste live ficcanti. Grazie mille, buongiorno. Ah, sì, mi ricordo. Si può richiedere anche in farmacia? Beh sì, col codice fiscale credo che tu possa richiedere un po' ovunque. Questo ho già fatto e andiamo avanti. Quindi dovrebbe arrivarmi comunque per quello italiano dopo 15 giorni dalla prima dose. Vediamo, vediamo. Tanto non è che abbia fretta di andare da qualche parte. Grazie a Pablus per la sub. Questa è casa mia, entra. Padova sembra fatta a caso. Da una parte ci sono strade piccole e strette, dall'altra strade enormi. Ma è normale, era una città con le mura e tutto quanto, quindi ha per forza questo bipolarismo, no? Come tutte le città dello stesso tipo. Anche sui Muni arriva, anche sui Muni. Sì, 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 assolutamente anche sui Muni dovrebbe arrivare. Cagatina mia ciccia, buongiorno gattone, sono 12. Come sta? Tutto bene? Tutto bene, lei? Grazie mille. Treviso, ecco, Treviso è uguale a Padova ma molto più piccola. Quindi è peggio, perché tu sbagli un'entrata, un'uscita e devi rifarti tutto il giro della città. Padova almeno è più grossa e riesce a gestire meglio e far confluire meglio le cose con le tangenziali e quant'altro. Normale.
Aggiornato Fasmofobia. Nuovi fantasmi stanno anche assumendo nuovi sviluppatori. Ottimo! Ottimo! Dai che prossimamente ci si ritorna allora. Ostia, anche qua in alto. Padova è una città palesemente influenzata dalla vicinanza all'Islanda, ma confermo assolutamente. Beh? Molto bella come notizia di Phasmophobia, sì, assolutamente, perché finalmente un gioco indie di un certo valore, valore nel senso potenziale, che si rimbocca le maniche e va avanti e non viene abbandonato a se stesso, cosa che purtroppo succede anche ai giochi con il successo assoluto. Prendiamo ad esempio un Among Us, ha avuto il successo della vita, però non ci ho visto grandissimi sviluppi aggiuntivi, hanno aggiunto cosa, una mappa e della cosmesi, se non erro. Per un gioco così magari ti aspetti anche qualcosina in più. Altro peccato era... cos'è che era? Che aveva avuto un enorme successo... vabbè, Fall Guys. Terribile il supporto del primo anno di Fall Guys. E vabbè, SOS dimenticato da Dio. Streaming Simulator, bravo. Streamer Life, anche quello, un grandissimo potenziale. No, va bene così, a posto. C'è voluto un bel po'. Perfetto, grazie. Mi dà anche un extra, mi dà del grano. Benone, ed abbiamo il rimorchio per il fieno. Perfetto. A lei mi paga anche. E chiedi il trailer? No, scusa, devo... ok. Perfetto, ottimo. E andiamo avanti fino a qua. E vediamo cosa mi viene richiesto lì. No rated. Steamlive aveva fatto un grande aggiornamento, poi dovevano farne altri, ma mi sa che si sono bloccati. Adesso non so. Ciao, perché poi dopo c'è stata... Io sono Lidia, tanto piacere. Ciao Lidia, mi chiedevo se avessi bisogno di aiuto. Sto cercando lavoro. Beh, in effetti sì, avrei bisogno di una mano, ma dubito che tu possa aiutarmi. Dimmi pure, posso fare molto. Coltivare, ristrutturare, basta dirmelo. Sei molto gentile, ma i miei problemi sono di tutt'altra natura. Sai, c'è un uomo, e lui, o meglio io... Coraggio, puoi dirmelo. Vuoi che faccia lo Cyrano? È affascinante, è adorabile. Vorrei invitarlo a ballare sabato sera. A ballare sabato sera? Ma farlo da sola. Non sai quanto mi piacerebbe parlare con lui, ma non ho il coraggio. Non preoccuparti. Penso di poterci parlare io. Ma non lavoro gratis. Che palle, qualsiasi, che brutto da dire. Qualsiasi, cosa vorresti? Mi servono alcune attrezzature. Se mi aiuti non mi servirà in ogni caso. Vedrò cosa posso fare. Lui si chiama Will, William. Sto arrivando. Sto arrivando, William. E dove cazzo è che abita in fondo alla strada, mi ha detto. Oh no, me la ricordo questa missione. In fondo alla strada quale? William? Oh cazzo. William? Incontra William. Oh no, in fondo alla strada. Qua è una strada tutta strada. William? Santa mozzarella. William? Vorrei andare giù di qua. Ah no, aspetta. Mi segna un coso. Ah, è qua. Ah, faccia, questo è in fondo alla strada? Ma che strada c'hai? Porca troia, vabbè. Allora, facciamo così. Dov'è il secondo tractor? Quello blu. L'ho lasciato qui? Come fa a essere sparito? No, l'avevo messo qui, l'avevo messo il secondo tractor. Così raccattiamo anche un po' di robe e poi andiamo da... Facciamo un avanti e indietro. È qui, vero? No. Eccolo qua, il secondo tractor. Vado con quello... No, vado con questo, che c'ha più benzina e ce la facciamo, vai. Faccio fino a qui. E poi avanti e indietro. Helgi, non saprei cosa scrivere, anzi no. Vaccinatevi, grazie mille. In fondo alla strada del suo cuore.
Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Mentre io vado a fare la pipì. Ma tanto va dritto, tranqui. Arrivo, eh. Sono qua. Comunque ho messo anche un suonino particolare, così. Zatlan, giornato finalmente, oggi torno alla vita sociale dopo 27 giorni di Covid, purtroppo, madonna, sono tanti. Si riparte con i controlli di routine, ma intanto rientro al lavoro. Questo caffè per ringraziarla, il mese sarebbe stato impossibile senza lei e il suo ciao. Grazie mille. Lieto di essere qui a farvi compagnia, ragazzi. Qui e per sempre. Finché non muoio, morirò. Questa è una roba che proprio do per scontata. Etredas si festeggia il 15° mese con una pietra miliare del gaming. Mi trovi d'accordo? Sono io la pietra miliare, ovviamente, nel senso che sono vecchio. Un'era sottrice verso i 90 anni. Secondo me molto prima, ma vedremo. Cosa sta succedendo qui? Stanno disquisendo su che cosa? Buongiorno. Ciao, ciao Ryan. Buongiorno. Buongiorno, Xtian, 5 mesi, grazie per la compagnia, grazie a lei. Sto cercando lavoro. No, adesso. Bel tempo, non è vero? Ah, senza sì, dubbio. Mi ricordo. È tutto, grazie. Lei è tristissima. Ciao. È super triste lei. Ti sei fatta male quando sei caduta dal cielo? Smettila, non ti conosco neanche. Grazie a Willy. Le si vuole bene, anche ciao. Lei, grazie per i 19 mesi. Ciao. Sei davvero bella oggi. Ma grazie. Scusa, sei signore, molto gentile. Dica. Perché dice sempre 18? È che era un altro che se fa i cazzi sua, 19, ciao. 19. Buongiorno. Sei la principessa che ho cercato per tutta la vita. Ma cosa ti salta in mente? Ma come? Ciao. Ehi, ciao. Nessun fiore è bello come te. Il fascino non ti manca, vero? Andiamo avanti. Con l'uomo purtroppo non si può fare. Non si può fare. Perché il gioco vuole farti fare dei figli. È sbagliato, sono d'accordo. È che non credo abbiano i mezzi per fare un GDR per davvero. Cioè, dove te la puoi ruolare come vuoi e tutto quanto. Ad esempio adottando e tutto. Quindi credo che abbiano preferito togliere tutto e arrivederci. La vecchia vita di campagna. Potrebbero mettere in adozione. No, infatti è quello che stavo dicendo. Secondo me non hanno i mezzi per fare tutte le meccaniche che servirebbero. E hanno detto, vabbè, facciamo così. Anche perché, guardatelo, non credo sia un gioco che è fatto con i grandi soldi. Gira la testa quando giro il volante. Oh no!
Dream Sere, 32 mesi, rinnovo di nuovo perché sì, e io lo ringrazio tantissimo. Ma quanti ingorghi ci sono? Ma sì, taglio, quasi prima. Magari volevano renderlo vendibile in state come Polonia e Russia. Ah, giusto. Cazzo, magari è un gioco russo, eh? Sapete che non so lo sviluppatore? Perché se è russo, è chiarissimo. Che mi dice il buon Gabrielito? Sì, è vero, Electronic Arts dovrebbe presentare una nuova IP e sembrerebbe si parli di Dead Space. Non ne ho parlato ieri perché è una voce. Non lo so. Allora, parliamo un attimino di Dead Space, dai. Dead Space 1, bellissimo. Dead Space 2, anche. Quasi meglio, perché era meno legnoso. Dead Space 3 è un gioco action del cazzo. Molto figa la trama che c'è dietro in tutti e tre i mondi. Non solo la lore, ma anche proprio la trama stessa. Mi è piaciuta molto. Dead Space 3 però è diventato semplicemente un action che di horror aveva poco e niente. Estonia questo gioco qui. Ok, grazie Ricky. Aspetta, il letame va messo di qua. Dovremmo comprare anche delle mucche per il letame. Però dobbiamo anche nutrirle con le balle di fieno. Quindi adesso... vabbè, ci lavoriamo. Ho sbagliato strada. Vabbè, faccio così. Sono un po' preoccupato per un Dead Space 4. Preferirei rivedere la trilogia uscire da qualche parte. Una bella trilogia, insomma. Ah, ma era... c'era della merda? Che storia. Vabbè, a posto. Perché comunque stiamo parlando di epoca Play 3 360. Rigiocare un Dead Space non... non lo so, perché era comunque molto legnoso il primo. Magari alleggerito, rendendo il gameplay un po' più sobrio. Non sarebbe male, prima di un quarto. No, Gabriele. Un nuovo Need for Speed. Beh, quello lì sarebbe anche poco incredibile, insomma. Ormai anche quelli li stanno facendo uscire spesso. Molto carino l'ultimo Need for Speed, comunque. Trackers Dynasty? Non l'ho visto! Dead Space 1 è un gioco di legno, sì, è un po' Resident Evil 4. Peccato perché era molto molto figo. Grazie Furno per i 43 mesi! E grazie anche a Bogabbe per gli 11. Buongiorno gatto, posso chiedere una benedizione per gli ultimi esami della sessione? Ma io le faccio un augurio gigantesco. E grazie. Per i Prime Day consiglio qualcosa. Purtroppo non ho ancora visto la lista. Se vuoi ti do il mio link, ecco qua. Vedi tra le mie cose se c'è qualcosa in sconto. Purtroppo di roba in più non ho visto. Mi spiace, però purtroppo non ho in anteprima le cose. Il 2 è il migliore, sì, perché ha una buona combinazione tra gameplay e trama. È stato detto prima, Rem, però grazie ancora. Resident Evil 8 mi è piaciuto tantissimo, ma veramente tanto, 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 tanto. Ribadisco, secondo me, cioè per quanto mi riguarda,
se la vede con Ratchet per il GOTY di quest'anno, ma per il semplice fatto che non mi ricordo che altri giochi ho giocato quest'anno. E in realtà, oddio, ma... Oh no, sono dalla parte sbagliata. Che cazzo, vabbè, non importa. E l'anno deve ancora finire, quindi vedremo. Però per adesso è tra i migliori. Mamma mia, Dario Argento in Dead Space. Terribile. Terribile. Dobbiamo andare! Presto! Dio Mutant, anche lui se la gioca parecchio. Eccolo qua, il lasagnatore. Posso aiutarti? Certo. Beh, stavo passando di qua. A proposito, conosci una signora di nome Lidia che vive qui vicino? Ma che modo è di approcciare? Beh, stavo passando di qua. Conosco. Ah, non è che... È una donna splendida, ma troppo timida. Quando mi avvicino per parlare, cerca sempre di evitarmi. Oh no. Peccato. Ma invece ci sta... È la tua... Cosa, donne? Forse non sono affari donne. Miei, ma sono sicuro perché? Che sarebbe contenta se le chiedessi di andare a ballare questo sabato. E lui intanto si stiracchia a ballare. Ma io credevo che... Fidati di me, sono serio. Sono serio? Sì, sembra fantastico. Sì! Che diamine, lo farò. In bocca al lupo, ci vediamo in giro. Certo, grazie. Con la scopa in mano. Che non sto... Salve, salve, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, torniamo a noi. Mamma mia, in Dead Space 2 era la scena dell'occhio. Tiziano, 13 mesi, buongiorno gatto, le auguro un inizio di settimana e le mando un virtuale abbraccio. E io ricambio, grazie mille. Tieni la scopa dalla punta, perché in realtà serve a tenere lontana la gente per il Covid. Sono i 2 metri quelli. Rinnovate, 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 ragazzuoli. Oggi pomeriggio vi faccio sapere se domani riusciamo a fare il subday. Oggi pomeriggio, sì, oggi pomeriggio, perché devo finire di montare il video. Il video per domani e il video per i sub, che non ho purtroppo neanche ancora pronto. Mi dispiace, ma tra l'essere stato male, le tre... È stato veramente micidiale questo mese. È vero, ne parlavo con Karim di Burnout, che si vociferava un nuovo Burnout. Anche quello sarebbe bello. Però boh, non lo so. Lì hanno già Need for Speed. Sempre rischioso buttare fuori 2 brand simili, diciamo. Nel senso che sono giochi di macchine. Giocare con voi? Non lo so, Ricky. Non so ancora cosa fare, cosa pensare. Magari un giro su Sea of Thieves potremmo fare. Mastro Gattone 35. Non ho mai chiesto nulla, ma oggi è arrivato il giorno in cui chiedere la benedizione per l'esame che avrò oggi pomeriggio e domani mattina. Io le auguro il doppio augurio per oggi pomeriggio e domani mattina. Non uso gli skin che Luci uso, le stesse, sempre quelle dell'Elgato. Le dovresti trovare lì nella mia lista. Parli del laboratorio di videogiochi? Sì, è fatto molto molto bene. Tra l'altro lo sviluppatore di... no, il lead designer, mi sa, di Smash ci ha fatto un gioco. MDK cos'è? Non c'ho presente. Ammetto. Abbreviazione di? Non spammate comunque.
Ah no, proprio MDK e MDK. No, non l'ho giocato. Ho capito qual è. No. Oh, ammetto la mia completa ignoranza dinanzi a voi, miei signori. Devo andare lì. Come cazzo ci vado lì? Ah, qui c'è una stradina, no? Sì. Hanno ricreato Minecraft, madonna, che lavorone. Vediamo se c'è qualche news stamane. Che ora è? Sono ancora le 10. Via. Ratchet & Clank sta vendendo tantissimo. Beh, grazie al cazzo. Di Phasmophobia. Fopia. Ah, ci sono le offerte per Bandai Namco su Steam, se siete interessati. L'intero catalogo leggo. Cosa vogliate, comprare qualcosa? Boh, non c'è uscito altro interessante. Chi c'è? Ciumano Manu! Buongiorno gatto, passo per rinnovare prima di andare al lavoro, spero lei stia meglio. Molto, grazie mille. Mi spiace farvi vedere questa missione di trail, però purtroppo va fatto e... Però a breve dovremmo esserci, non ci dovrebbero mancare troppe missioni di raccattamento. Lo so che volete vedermi arare a fondo. Ecco qua, ci manca raccattare questo di Lidia e poi uno qui, qui in no, due, uno qua e uno qua. Seminatrice, ottima. E lui invece la pressa, la pressa per il fieno ci serve assolutamente adesso. E poi dopo aver preso la pressa ci compriamo le mucche. Mi volete vedere arare bene perché arro male. Il catalogo tranne... Cos'è? La remaster di Dark Souls. Madonna. Vabbè, quella lì è la loro... è il loro gioiello della corona, figurati. Che strada faccio? Ah, me ne vado di qua, perché sennò spacco i campi. Babbo. Porco cane. Immortals scontato 26? No, quello lì non è Bandai. No, scusami. O forse parli di un altro, dell'altro Immortals, o non Phoenix Rising, ok? Perché non è su Steam. I giochi Ubisoft effettivamente non sono più su Steam. Paperino Operazione Papero, che bello. Ma a me è piaciuto anche l'altro di Paperino... quello del Kung Fu, che mi dimentico sempre. Shadow qualcosa era. Cold Shadow, bravo Gabriel. Bellissimo. Dove stiamo andando? Non c'è bisogno di strade. Pi 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 e trattori. Pi 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 pi. Anche Ritorno al futuro da un bel po' che non mi riguardo. Un gioco su Switch, edizione non italiana. La lingua del gioco cambia in base alla console o mi attacco? Dipende dal gioco.
Il gioco deve essere PAL, quindi se tu lo compri, mi sa, nell'Unione Europea, quasi tutti hanno l'italiano. Se lo compri fuori, mi sa che ti inculi. O almeno, la politica dovrebbe essere questa. Una volta, se lo compravi addirittura non PAL, non girava il gioco. Adesso potresti comprarlo di qualunque tipo, e il gioco gira sempre, ma per la lingua italiana mi sa che serve il PAL. Animal Crossing in edizione francese. Secondo me l'italiano lo ha, ma dovrebbe esserci un sito che fa queste cose. Lo so perché quando ai tempi facevo quella compravendita da Zavvi per guadagnare soldi da GameStop, il gioco doveva avere l'italiano, anche se il packaging era in inglese, bastava che avesse l'italiano per tirarglielo nella schiena. Nel PlayStation avevi bianco e nero, è vero. Però in realtà bastava cambiare anche il televisore. Non serviva solo il cavo, bastava anche cambiare il tipo di TV. Grazie a Memone per i 4 mesi. Sì, sì, allora, i giochi tecnicamente funzionano tutti. Da Wii U in poi, mi sa. Ah, sì, perché anche già il DS non funzionava nei giochi non PAL, se non ricordo male. La maggior parte me li converte in inglese perché la Switch è giapponese ma settata in italiano. Che casino. Ecco, se compri una console non italiana, invece lì ci sono cazzi maggiori rispetto ai giochi. Animal Crossing edizione Francia ha solo la copertina in francese. Purtroppo non ho la scatola di Animal Crossing perché ce l'ho digitale, perché altrimenti basterebbe guardare dietro, di solito ci sono scritte le lingue. Però essendo Nintendo mi sa che... Guarda, vado a prendere Pokémon... Snap. Madonna. Pokémon Snap però non mi mette la classica bandierina. O non la mettono più. Ah no, ecco qua, qua. Software giapponese, inglese, tedesco, francese. Ah, in tutte le lingue. Carina questa cosa. Quindi forse anche roba fuori. Adesso come cazzo ve lo faccio far vedere, vediamo. Sì, è scritto qui sotto. Lo mette a fuoco. Vabbè, ci sono tutte le lingue. Per i giochi in cartuccia la codifica era PAL, SECAM, per i supporti fisici CD la zona di codifica. E noi eravamo in zona 2, è vero? È vero. Boh, qui non lo so. Perché tecnicamente se io compro la versione francese di Pokémon giapponese di Pokémon Snap, ce l'ho l'italiano. Visto che io ho il giapponese. Ma questa è casa mia, ok. Da Pokémon X hanno tutte le lingue assieme. Sì, forse solo Pokémon però. Vabbè. Dai, rerun di Pokémon in tedesco, che magari cambia. Ma che sei un cervo? Dove va? Dove va? Brigante. Ok. Bon, a posto. Andiamo a recuperare l'ultima missione, poi facciamo le altre. Leo, buon inizio di settimana, altrettanto. Grazie mille per i suoi 17 mesi. L'erba c'era, 6 mesi per farla, giustamente. Giustamente. E si riparte all'avventura. Master Miller, grazie Miller per i suoi 9 mesi. Si sta bene. Buongiorno. Troppo? Scusatemi.
Avete visto qualcosa voi che avete avuto un paio d'ore in più di me per guardare su Amazon? Io vi ridò il mio link. C'è qualcosa di interessante? In questi Prime Day? O sono tristissimi come... è per forza dopo Amazon, non mi amo. O sono tristissimi come i Prime Day degli ultimi... 3 anni. Perché prima erano fenomenali. OnePlus 8T scontato al 40%. Ammazza. Mario Odyssey a 45%. Vabbè, ma credo che si potesse trovare comunque quella cifra lì. Io ho comprato il set di pentole. Quello dovrò prenderlo anch'io. La carta igienica forse dovrei prendere. Non so, dovremmo essere alla fine. So che adesso mi devo trasferire. Mi sembra un po' una rottura di cazzo portarmi via 80 rotoli di carta igienica dalla casa vecchia alla casa nuova. Molto tristi come sconti, comunque, a parte un paio. Molto bene. Boh, non lo so. Non so più niente. Ormai siamo a fine giugno. Io pensavo di festeggiare il compleanno in casa nuova. Non sarà mai così. Grazie a Dave per la sub. Set di pentole di Amazon è fantastico. Ma in realtà io volevo prendere il set di pentole che mi ha consigliato Moro. Adesso ve la linko. Vediamo se è nella mia lista desideri. Eccolo qua. Arriva, eh. Sparite. No, eccole qua. Della Lagostina. Questo dovrebbe essere super top. Monitor LG QHD 144Hz con FreeSync e G-Sync 1 millisecondo, 259 euro. Minchia. Mentre sta fuori festeggio lì da solo, per terra. Traslocare in estate è una favolosa esperienza, assolutamente sì. Non vedo l'ora. A induzione, sì, ma fa tutto. Dovrebbe andare bene dappertutto. Casanova è un po' l'entry level, diciamo. Sabato è il mio compleanno, sì. Cifra tonda. Ma infatti, per altri 5 anni non se ne parla più. E poi non festeggiamo, perché i 35, come abbiamo visto, non si festeggia. Se ti piace Zelda. No, ne faccio 29. Non 30. Fortuna me l'avete detto. Avrei sbagliato il titolo della live. La pensavo. Scusatemi. Oh, ma sì, ma che cazzo se ne ricorda ste cose? Cioè, quando mai sopra i 10 anni ti chiedono quanti anni hai? Ma ciao, bel bambino, quanti anni hai? Ma chi ti frega? È il settimo cielo, sì. Eccolo qua. Lo spargi... coso. Fertilizzante. Ciao! Ero sicurissimo, eh. Gigione, si passa per il nuovo e si torna a lavorare, sempre minore di 3. Buon lavoro e grazie mille!
È l'età che avanza, eh sì. Ah sì, mi ricordo. Ti giuro, ero sicuro, eh. Cazzo vuol dire, te lo devono chiedere quanti anni hai. Se ti dicessero sotto i 30 hai questo sconto, te pagheresti di più perché non fai le sottrazioni? No, per carità, però non mi è mai capitato. A parte questa cosa qui della... in teoria del mutuo, che sono 36 anni, so che non ho 36 anni, sono sotto. Però ancora devo sentire la banca per bene su questo dettaglio. Però c'è... Per il resto, non mi è mai capitato di andare al cinema. Salve, sotto i 30 anni, paga la metà. No. L'età nei locali la chiedono, non vado per locali. Poi voglio proprio vedere se pensano che ho meno di 18 anni in un locale. E voglio proprio vedere quello lì che mi chiede quanti anni ho. Puoi bere? No. Sei maggiorenne? Dai 18 anni in su poi non serve proprio a niente. Per gli abbonamenti ferroviari ci sono sconti sotto i 26 anni. Non ce li ho. Certo, Gabriel. Non è che mai avuto bisogno di sconti ferroviari, devo essere sincero. Ci ho provato a pensare a una roba del genere, tipo l'abbonamento per andare a Torino, però costava talmente tanto che risparmiavo a pagare per i cazzi miei. Denton! Cazzo, già 8 mesi ti si vuole bene. Grazie mille per i suoi 15 mesi, grazie mille. Tariffe telefoniche, vi ricordo che ho partita IVA. Pensa a te, pensavo di far cifra tonda. Ma sì, tanto m'era una battuta sul fatto che sbaglio le date. Anche tu però, eh! Quando andavo a Torino per non risparmiare con l'abbonamento, una volta ogni 2 mesi. Esattamente, Gabriele. Pensate, quindi è un compleanno de merda. Cioè, un chi se ne frega a 29 anni. Ma non serve neanche dirlo proprio. E allora ne riparliamo l'anno prossimo, dai. Sally, un cuore per lei, grazie mille. Skip. Va bene, qui. Io non ho fatto nulla neanche ai 30 anni, ma cosa intendi che non hai fatto nulla? La festa? Festeggio da una vita. Non sono mai stato uno festeggiatore, perché devo essere proprio sincero, non mi piace essere al centro dell'attenzione. Divertente detto da uno streamer, vero? Sì, però fin tanto che io sono qui e voi siete lì, va bene tutto. Se invece devono venire tutte le persone a casa mia per parlare con me, possono stare da un'altra parte. Cioè, mi piace essere qui, che poi è il centro dell'attenzione. Non credo di essere poi così tanto al centro, perché si parla sempre, si chiacchiera tra noi. Diciamo che condivido moltissimo con la chat, quindi non mi sento di essere al centro dell'attenzione.
personalmente, poi vabbè. Ah, non si muove col guasto qui. Seminatrice. Vado fino a qui. Boh, prendiamo il bus. Sì. Però veramente l'idea della festa. Ah, non corre. Porca troia, sto morendo di fame e di sonno. Vado a dormire. E se l'avete mai visto una fiera sapete che è vero. Sì, sì. Ma infatti basta, Ricky. Come sai, basta, non riesco. Ups, sbagliato. Ah, senti che musica. Sono cresciuto molto molto timido, molto molto sui fatti miei. Allora, non ho paura del, cioè non ho l'agorafobia. Però tanta gente che viene a parlarmi mi cazzo. Che vi voglio benissimo. Infatti le fiere sono state veramente una meraviglia, essere sommerso dalla gente. Però dopo un po' inizio a dire cazzo, ho bisogno di chiudermi in una stanza un metro per un metro e stare per i cazzi miei. È questo. Uno alla volta va bene. Poi quando inizia ad arrivare tantissima gente, io no. E infatti, chi è stato alle fiere e mi ha visto, ho sempre fatto una cosa molto particolare. Vi ho fatti mettere in fila. E ho cercato di passare un po' di tempo con ognuno. Due chiacchiere veloci, purtroppo, perché altrimenti la gente aspettava una vita anche solo per fare la foto. Due chiacchiere, la foto, cose così. Ho sempre preferito l'effetto coda, fila indiana, che però non può funzionare senza un'organizzazione. Infatti è stato un disastro. Aspetta, mi sono perso. Chi è che devo parlare qua? Sam, eccolo qua, Sam. Sam? Ecco. E là, che si dice? Che si dice, bro? Dimmelo tu. Non hai una bellissima cera. Come non hai una bellissima cera? Ho passato una nottataccia. Beh, per davvero, forza, c'ha la giacca di pelle sotto il Quella sole. Quella seminatrice laggiù è tua? È tuo? C'era certo, scritto. Perché me lo chiedi? Fatti i cazzi tuoi, io mi chiedo. Mi sono appena trasferito e una seminatrice potrebbe farmi comodo. Anche confermo una storia della fila, questa. Però è una cosa che è giusta, altrimenti ci si ammassa. Ma infatti è per quello. Un campo qui vicino. Certo. Deve arare il campo, va e bene. E poi riparare queste due serre per me? Pure! In cambio posso regalarti la seminatrice. Porca troia, sì. Certo. Però arare il campo e anche riparargli le cose? Sei un po' un uomo di merda, posso dirtelo. Quanto è grande il campo? Ma te sei uno stronzo! Allora, dov'era qua? Dove c'è il tractor? Qui c'è quello blu. E l'altro? Vabbè, uso questo che c'ha più benzina. Questa è una grandissima inculata, Ma l'altro trattore dove è finito? Dove l'avevo mollato? Ah, eccolo lì, lo vedo. Ok. Non ti fa strano l'idea che ti incontrassi con qualche sub per loro come se fossi un amico da tantissimo e sappiamo molto di te, invece tu non hai idea. Sì, è una cosa particolare quella, però devo dire che dopo tanti giorni passati a chiacchierare assieme non mi ricordo tutti i nick, ogni singola persona, però insomma si è creato un po' di rapporto, devo dire. Poi è chiaro, purtroppo io ho una memoria di merda e questo porta disagi, ma in generale è bello perché alla fine mi viene dato tantissimo amore ed è una cosa meravigliosa questa. Purtroppo quando arriva troppa gente che vuole parlare con me mi sento anche in difetto a parlare 5 minuti in più con uno e 2 minuti in meno all'altro. Quindi questa cosa mi crea questo tipo di disagio e mi appesantisce molto.
Poi considerate che adesso non ci vedo neanche più senza occhiali da distante, quindi sarà terribile. Bombo, grazie mille per la sub. Però anche per la questione Covid io per un bel po' basta fiere. Il pass 3 mesi ad 1 euro c'è sempre stato il primo mese, Buldro? O è per tutti? No, ma se mi incontrate per strada fermatemi tranquillamente, una, a meno che non sia proprio di fretta, una chiacchiera al volo me la faccio. Però se mi incontrate per strada è rara come cosa. Contatto fisico ti urta? Allora, in questo momento sì. In questo momento direi decisamente che dobbiamo stare assolutamente tutti distanti. In generale no. Però la, più che altro la stretta di mano. Se uno arriva e mi abbraccia, soprattutto in fiera, quando siamo tutti sudati e puzzolenti, eviterei volentieri. Molto volentieri. E via alla ratura. In tua difesa Q sei sempre stata molto profumata. Ci provo, ci provo. Però io aspetto adesso un'esperienza trattore style con qualcuno in zona, eh? Ci organizziamo. Voglio assolutamente trattorare. Non ho difeso Q. Detto un dato di fatto, una cosa oggettiva. E del mestiere? A me sembra tutto correttissimo, cosa ho sbagliato? Va la campagna veneta a caso. E magari potremmo anche sfruttare finalmente il benedetto drone che ho comprato anni fa e non ancora utilizzato, perché devo farlo in un campo senza tralicci e rotture di cazzo. Para come Ara, al bacio. Qualcosa che gioco da solo non ho mai giocato in live? No, difficilmente, perché tutta la roba che gioco in live è roba che mi piace giocare. Purtroppo mi manca molto tempo da giocare da solo. Non ho tempo di giocare da solo, quindi se devo giocare da solo a qualcosa di solito o gioco giochi che ho già giocato... Basta, non ho... Raramente, appunto, come stavo dicendo, gioco roba che in live non gioco. Perché i miei gusti quelli sono, alla fine. Al massimo in live gioco roba che eventualmente non avrei giocato da solo per curiosità. Come ad esempio il gioco di ieri, quello del vino. Da solo probabilmente non mi sarei messo a giocarci. Però, avendo tempo libero, cioè tempo libero, avendo tanto tempo per giocare... Visto che il mio lavoro me lo permette con le ore di live, ho detto, ma perché no? Avessi un lavoro normale e quindi avendo meno tempo per giocare, probabilmente un gioco come quello non l'avrei provato. E la fattoria Clarkson mi ha fatto venire voglia di tornare ad arare i campi. Guardatelo perché, ragazzi, merita tantissimo.
Noi purtroppo ce lo siamo bruciato in 3 giorni, ci siamo visti tutto. È stato veramente bellissimo. Vedi quanto tempo libero hai? Un paio d'ore la sera. Perché? Stacco la live adesso, mangio, porto fuori Sif e mi metto a montare video. Poi dipende, ci sono giorni in cui monto anche un po' meno e quindi ho un'oretta libera, 2 nel pomeriggio. Però adesso, oggi pomeriggio, io so che fino alle 5 almeno avrò da montare. Poi fino alle 7, diciamo, magari riesco a svuotarmi la mente. Dipende, perché oggi ad esempio no, perché cercherò di fare anche il video dei sub. Alle 7 cucino, mangio. Alle 9 siamo di nuovo in live e poi dopo dalle 10 alle 11 ho il mio tempo libero libero. Quello è il tempo libero libero. Il pomeriggio ne ho in media un paio d'ore, però non ce la faccio. Di solito cerco sempre di mettermi a fare qualcosa. Non è che mi metto a guardare una serie o roba del genere. Di solito in quelle 2 orette libere, ad esempio dalle 5 alle 7, sto qui e cerco qualche gioco nuovo da giocare prossimamente. Di solito faccio quello. Che è il modo più sbagliato del mondo di lavorare, perché non stacco mai. Mamma mia, Ricky. Però secondo me l'azienda l'aveva ereditata, perché a 21 anni comunque va ben tutto, però poi è difficile. Poi se vai avanti in realtà noti anche perché lui aveva già la sua azienda. C'è molta ignoranza tra l'altro tra le persone vicino a Clarkson. Quindi nessuno ha continuato a studiare, stanno facendo tutti i mestieri che fanno, diciamo, in famiglia. È proprio un altro tipo di vita. Proprio un altro modo, esatto, proprio vita di campagna ma vecchissimo stile. Infatti tutti cosa fanno? Fanno più lavori, tutti legati all'agricoltura. Il ragazzo infatti guida il trattore per le aziende, ara i campi, ma deposita anche i pali, insomma fa tutto quel tipo di lavoro lì. Lavoro che serve solo all'interno di quella cerchia lì. Non è un'azienda di import-export. O un'azienda digitale, o non fa un lavoro come il tuo, Ricky, che richiede un certo tipo di abilità artistica, diciamo. Non è che voglio sminuire il lavoro che fa, ci mancherebbe. Però è un lavoro che gli hanno insegnato probabilmente i genitori. Fin da piccolo lui è cresciuto facendo quello. È difficile che mio figlio lo cresco insegnandogli a intrattenere su Twitch e su YouTube. Non è mai la stessa cosa. Oppure cresci tuo figlio insegnandogli a fare la scuola d'arte, la scuola di disegno. Diciamo che noi siamo più fortunati perché la nostra strada ce la possiamo trovare meglio. Noi che viviamo in città, intendo. Noi possiamo crescere in una famiglia che dice ok, fai quello che vuoi. Poi, chiaro, in molti devono accantonare i propri sogni di gloria perché magari la famiglia non può permettersi di mandarti a studiare nella scuola blasonata o di fare la cosa. Il sottoscritto, ad esempio, ma immagino tantissimi di voi. Magari vi piace quella roba molto specifica, però non puoi permetterti di andare a vivere in una città, anche in Italia, non puoi permetterti di vivere da fuori sede. Dovresti trovare il lavoro, però prima ti manca comunque una base per andare con il primo affitto, non è semplice. Infatti, per me i veri eroi sono quelli che riescono ad andare a vivere in una città grossa, lavorare, studiare e prendere buoni voti. Quello. Bravi, 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 bravi. Sono contentissimo per voi che ottenete buoni risultati. Si deve arrivare a dei compromessi, esatto. Esatto. Nella vita di campagna invece che viene descritta nella fattoria Clarkson non esistono compromessi. Probabilmente il genitore insegna il mestiere al figlio che lo eredita. Fine.
Che è bello perché il figlio ha per forza cioè, ha garantito un lavoro. Brutto perché non se l'è scelto. Poi si fanno la sub e donano al Monday. Quelli sono i migliori. Va bene, Gabriel. Dovevo fare la scuola di disegno, ma abito troppo lontano e non posso permettermelo. Vedi. Cazzo. Ho sbagliato. Scusate, mi sono girato un attimino. Anche lì ho lasciato un buchetto. Vabbè, risistemeremo. Certo che è veramente tanto lavoro per quello che mi viene offerto, vaffanculo. Sei contento sti cazzi che non l'ha scelto, certo. Però in quel caso specifico di quel personaggio è contento, non l'ha scelto, ma non avrebbe neanche mai potuto sapere cosa significa la scelta. Beata ignoranza, come si dice, no? Esatto, è contento perché non conosce alternative. Esattamente, esattamente. Ma infatti lui dice, adesso non vi voglio raccontare perché la serie ve la consiglio molto. Lui dice che è andato a Londra, no, c'era troppa gente in gita scolastica, è rimasto sull'autobus perché aveva paura. Grazie a Sporganic per i 41 mesi. Beh, aveva paura, non è sceso, non è andato in giro per Londra perché c'è troppa gente, non gli piace e basta, vuole vivere in campagna. Poi, se è contento, benissimo. Buonissimo per lui. Ma non è contento perché ha scelto la vita di campagna. È la vita di campagna che ha scelto lui, senti qua. Grazie a Beastor per i suoi 7 mesi. Sono filosofo. Anche poeta. La vita è così, ragazzi, non puoi scegliertela, non puoi sceglierti dove nascere, non puoi sceglierti dove crescere. Puoi impegnarti per migliorarla, puoi impegnarti per cambiarla, non hai garanzie. Che discorso triste. Ti puoi rimboccare le maniche per migliorare il tuo status, quello assolutamente sì. Dipende anche dalla tua indole. Io ad esempio volevo fare una scuola di grafico pubblicitario, insomma una scuola che ti insegnava a fare la pubblicità. Mi piaceva tantissimo il mondo della pubblicità, mi piaceva l'idea, era a Milano e costava abbastanza, mi pare dai 5 passa 1000 euro annui. Non potevo permettermelo perché non ne avevo. Non potevo neanche aspettare l'anno dopo, mettermi via dei soldi, lavorare, fare qualcosa. Perché i miei... No, devi iniziare subito a studiare, devi fare. E quindi, niente, mi sono messo a fare ingegneria, che era gratis. Che poi gratis non era, 2000 euro l'anno, però quelli sono riuscito a tirarli fuori io col canale, insomma. Però, dietro l'impegno che c'è per questo lavoro qua, e l'impegno che c'è per studiare ingegneria, dovevo scegliere una o l'altra, solo che non potevo continuare ingegneria senza lavorare, allora ho continuato a lavorare senza ingegneria. Terkel, quasi un anno di noi, gattone, grazie mille per gli 11 mesi. Dipende da moltissimi fattori, sì. Non avessi avuto la pressione del devi fare dei miei, probabilmente magari un anno di lavoro mi mettevo via un po' di capitale e potevo andare l'anno dopo a fare l'università a Milano. Ma per dire, perché non è garantito, in un anno succedono tante cose.
Perdonami, Doc, ma che domanda è se è laureato? Dopo quello che ho appena detto. Abbiamo la stessa storia, ma, il mio lavoro non era YouTube. Sì, sì, ma credo che sia la storia di tantissimi ragazzi. Assolutamente. Beh, non sono più bello o più bravo di altri, anzi, neanche più fortunato o più sfortunato. Una storia normalissima all'ordine del giorno. Fossi stato più bravo. Perché, chiaro, fossi stato più bravo, sarei riuscito a studiare meglio, a lavorare di più, a fare tutto. Non ce l'ho fatta. E lì dipende da me. Purtroppo non sono stato abbastanza bravo nel riuscire a fare tutto quanto. Anche perché sono andato a fare ingegneria dopo aver fatto la scuola d'arte. Stavo recuperando anche tutti gli anni di liceo che mi mancavano. Non capisco perché devono affrettare così tanto per l'università. Ti fanno venire fretta, è vero. È vero, c'è super fretta fin da subito. Perché poi c'è il rischio che inizi a lavorare e non ci torni più all'università, no? Però è anche controproducente. Ognuno ha anche i suoi limiti, è vero. Però io, ragazzi, ho conosciuto dei colleghi universitari che erano bravissimi. Lavoro, studio, prendevano buoni voti, delle macchine. Bravissimi. Ma bravi, 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 bravi. Poi si contano sulle dita di una mano. Tra l'altro, alcuni di loro, sapete che li ho incontrati anni dopo? E mi hanno fatto i grandi complimenti. È stato molto bello. Che hanno continuato a seguirmi. Mi hanno detto bravo. Noi abbiamo continuato in ingegneria tutti stanchi. Però sono andati molto bene. È stato molto emozionante. Grazie a Wololo per i 45 mesi. C'è il rischio concreto di restare indietro nel mondo del lavoro. Eh sì. Mi ricordo, li ho incontrati in uno spettacolo di Karim che era venuto a Padova. È stato proprio bello. I ingegneri non vivono ma funzionano. E risposta, si tira avanti a problem solving e tristezza. Troppo. Impegnatevi per l'università, mi raccomando, è importante. E cercate anche magari di farvi pagare per il lavoro che fate, non fatevi sottopagare, ragazzuoli. E se c'è bisogno, emigrate. So che è brutto da dire, però fanculo. Ho tanti amici anche che se ne sono andati dall'Italia per lavorare nei vari campi dove hanno studiato. E vaffanculo se sono più contenti. La laurea non è sopravvalutata, secondo me. No, no. Cioè, dipende da quello che devi fare. Se mi devi diventare architetto, è importante la laurea. La laurea è sottopagata, esatto. Anzi, moltissimi non vogliono il laureato perché lo devono pagare di più. È una vecchia storia quella lì. Che miseria.
Sono sempre su questo campo, sì, e non ne vedo la fine. Siamo a poco oltre la metà. Sono le 11. Ammazza. Giro. Poi, per carità, non sono neanche la persona più adatta per parlare di mondo del lavoro, perché il mio mondo del lavoro è completamente diverso da qualunque altro mondo del lavoro. Ho fame, sì, ma me la tengo. Quindi, chiaro, non vi posso dare consigli di vita io. Pickle, 9 mesi, rinnovo ritardissimo, ma eccoci qui. Grazie mille. Questo l'ho perso. Ho perso l'angolo. Lamejack, stia qui, si tiri su e si rimette in sesto. Vedrà che passa tutto. Tutto passa. Un po' di fatica al trattore, ma sì, sono ragazzi. La struttura della formazione in Italia non collima con il mercato del lavoro. Però. Ok. Cioè, non dico che hai torto, però che bella frase. Mi è piaciuto molto i termini che hai usato. Mi piace, è bello. Mi ha lasciato qualcosa. Grazie a Gelstone, gatto, 7 mesi insieme. Con lei la relazione più lunga della mia vita. Per ora. Grazie mille. Il signorino parla francese, ma come? Taglio? Beh, ci siamo quasi, no? Siamo al 70%. Allora, non è difficile laurearsi in Italia se non provieni da una famiglia benestante. Perché? Se ti rimbocchi le maniche e non fai una scuola privata, ti danno la borsa di studio e sei seguito, soprattutto in ingegneria, cioè ce la fai. Grazie Pepper per i 34 mesi. Se io mi fossi dedicato anima e corpo, l'università non l'avrei pagata, mi avrebbero fatto anche forti sconti sui pranzi all'università e insomma ci sarebbero stati diversi bonus, benefit come borsa di studio. Purtroppo non sono così pro come studente. Ma infatti lì sono io il problema. Poi se vuoi fare una cosa un po' più particolare, un po' più specifica, come quella che volevo fare io, le cose cambiano. E siamo d'accordo. Però una laurea in generale, cioè la scuola pubblica, cioè le università pubbliche, ce ne sono anche di abbastanza rinomate, che non costano un occhio dalla testa, insomma. Dipende dall'ISE, poi anche lì dipende dai cazzi, mica cazzi di ISE, e vai e paghi. Questo dottore non arriva a fine live? Ma no, ancora 56% di benzina. Siamo quasi, no, non è vero, 76%, siamo ancora un po' indietro. Purtroppo non ho consigli da darvi, se non rimboccatevi le maniche e impegnatevi, però anche così
Non avete garanzia di nulla, purtroppo. Mi piacerebbe darvi di più. Non ho questo potere. Vi posso solo dare un po' di culo con le benedizioni, più di quello. Sono iscritta all'Unito e avendo un reddito basso pago praticamente nulla di tasse. Poi ovvio che ci sono i costi accessori, ma tutto sommato è fattibile. Sì, poi se sei già di Torino, immagino, no? Se sei di Torino è più comodo. Se già devi venire da fuori Torino inizia a diventare particolare. Il culo, devo dire, va bene. Oggi, primo giorno senza ciambella, devo dire zero problemi. Averys, buongiorno gattone. Avere un appuntamento fisso con lei è sicuramente meglio che averlo con una tesi magistrale, immagino. Che mi giudica e si aspetta che ne inizi a scrivere. Sta maleducata, eh. Quasi quasi le chiedo la mia prima benedizione per questo ultimo passetto. Io le auguro una grandissima. Tantissimi auguri e grazie. Ed è partito Light Train. Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Ho studiato lingue a Cagliari, l'università. Per qualità degli insegnanti era tra le migliori, ma come organizzazione faceva pena. Ci siamo rimboccati le mani noi studenti e abbiamo cambiato da dentro. Ah. Quando sono uscito era vivibile, ma lo Stato non ce la faceva ad accorpare a lettere. Ah, non ce la faceva l'ha accorpata a lettere. Ah. Io sono stato fortunato perché a Padova siamo abbastanza rinomati. Vedi, devi avere anche fortuna dove nasci, dove cresci. Grazie Ingrid per i 100 bits. Giro. Ho preso la borsa di studio fuori sede ed è fattibilissimo. Sì, però miau. Ti sei rotto il culo a studiare, quello è il punto. Cioè, è fattibilissimo, però devi avere di base un'ottima indole a impegnarti nello studio mani e piedi forever and ever. Che poi, scusami, fuori sede, però ti pagano l'università, vitto alloggio comunque te li paghi te. Berto, sono fuori sede a Padova, per fortuna ho l'appartamento a 15 minuti dalla facoltà e prendo la borsa di studio. Anche se quest'anno forse no. Com'è? Però anche lì l'appartamento te lo devi pagare per i cazzi tuoi. Consigliate di mollare tutto? No, vabbè. Tanto ho visto anche gli appartamenti dei ragazzi fuori sede a Padova. In otto, in una stanza. Mamma mia. E pagavano comunque una sberla. Con la borsa di studio ci fai quello che vuoi. Ah, ok. La borsa di studio non solo ti fa l'università gratis, ma ti dà anche soldi in più. Ok. Usi i soldi della borsa per l'affitto e per fortuna... di tasse pago praticamente nulla. Ok, ho capito come funziona. Ho capito. Giustamente. Quando sei fuori sede ti danno anche dei soldi. Per esempio un anno 4.000 euro. Allora questo cambia assolutamente tutto. Giustamente. Figo. È andato tutto storto. No. In che senso? Rinnovate, rinnovate, rinnovate per Light Train. Poi ci sono io, 33enne, non laureato, pentito. Dai,
non partire così, Ioris, sono sicuro che anche tu farai grandi cose nella vita. Non sminuitevi, perché altrimenti è finita. Ve lo dice uno che lo fa spesso. Ed eccoci qui. Beh, Shooted, se vuoi fare il militare, vai a farlo, è una cosa bella, hai qualcosa da fare. Tanto lì dovresti anche avere un guadagno, in teoria. Rastogi, sarai bravo tu. Cosa vuoi? Io adesso voglio sapere come fanno a entrare le zanzare che non abbiamo aperto la finestra. Sono nate in casa. Catarozza, 18 mesi, grazie mille. Ma sono da sotto la porta di casa, la Madonna. Sembra eccessivo. Oggi è il primo giorno di estate, è il 21 oggi? Auguri! Grazie, Catarozza. Entrano dove entrano gli spifferi, c'hai assolutamente ragione, non me lo aspettavo però. Ho provato l'uni, non era per me, ho avuto fortuna di trovare subito lavoro, migliorando anche la posizione negli anni a venire. Eh sì, vedi, ognuno c'ha il suo percorso e va bene così. Non è facile tutto, non è facile niente. Non è semplice in generale, diciamo. Sono molto affamato, mangiamo, ecco qua. Jellyfant, buongiorno, e sono quasi 3 anni, sempre grazie per le ore di intrattenimento e grazie mille anche a lei per le ore di guardamento. Buon compleanno all'estate, no? Signorina, non lo so, l'estate? Finito. E un'altra missione portata a casa. Ma cos'è che mi devo prendere poi? Un attrezzo? Era un rimorchio sempre. Lo vedo. Ah, senti che pulizia nelle orecchie. Boh. Non trovo il macchinario che mi ha promesso per dopo. Sarà di qui? Sì, sì, adesso devo riparare. Però volevo capire che cos'era. Ah, eccola qua. Sì, la seminatrice. Ok, tra l'altro una roba incredibile. Questo qua fa i solchi e poi butta dentro le piante. Bellissimo. Porto giù il trattore allora, prima. Come, aspetta? Non devo riparare? Tutto fatto. Grazie mille. La seminatrice è tua. Grandissima cazzata, ma mi sta bene. Meno lavoro. E dai.
No, da dove esco adesso? Mi scusi, signora. Allora, mi segno casa. Che cazzo è? Ma l'avete concepita un'uscita in questo posto di merda? Cazzo! Gips, buongiorno, sono appena nato e so scrivere nella chat di Twitch. Orgoglioso? Tantissimo, grazie mille. Ecco qua. Che coglioni, guarda. Oh, lì. Sfonda di recinto, altro lavoro per te. Posso andare alle strade? Sì. Non lo fa, però. Le fa così. Di male. Mark Check, grazie mille per la sub. Sarebbe bello insegnare agli studenti, cioè fargli vedere agli studenti i lavori che potrebbero fare. Ci sono gli stage, però anche lì è difficile, non tutti sanno cosa vogliono fare da grandi. Sugli stage ci mangiano sopra, sì. Beh, nel momento in cui vai all'università, però, diciamo che tu sai già che percorso vuoi seguire. Dovresti fare formazione e scoprire quale lavoro ti piacerebbe fare prima di iscriverti all'università. In teoria. Non sempre, eh? Cazzo, però se ormai ti sei iscritto da qualche parte... È difficile che vai a cambiare tutto quanto. Ti lauri in medicina, però vuoi fare... Non lo so, perché ti servirebbe comunque una laurea. L'informatico. Il 60% delle persone che entra all'università capisce a metà strada che non voleva fare quello. Questo è molto vero, ma infatti andrebbe capito prima. Ci dovrebbe essere qualcosa prima che ti fa capire meglio i vari lavori, le cose che puoi fare. No, no, è difficile dello stage del liceo... Ma infatti non sto dicendo in base allo stage che fai al liceo devi decidere cosa farai nella tua vita per sempre. Però... Ecco qui. Però se ti danno più opzioni, più varietà, capisci magari... Insomma, meglio, no? Ci sono diversi lavori anche per lo stesso ambito di laurea. Sì, è vero, è vero. Quel discorso vale anche per la scelta del liceo. Sì, però con la scelta del liceo diciamo che sei ancora un po' in tempo per dare il calcio d'angolo con l'università. La maturità è una stronzata, non tanto perché effettivamente non sei maturo a 18 anni e sono d'accordo, ma per me è una stronzata perché quel voto ti condiziona la vita universitaria. Ci sono università che tengono conto del voto che hai preso alla maturità, che vuol dire tutto e vuol dire niente, perché io posso avere preso un 110 e lode in un liceo dove magari i professori erano tutti cazzoni e sparavano voti a caso, oppure essere uscito con 60 dove i professori invece erano proprio stronzi di merda e non volevano dare voti alti. Ma soprattutto fino ai 18 anni magari uno non ha neanche voglia di impegnarsi, di studiare, di fare.
Quel voto lì purtroppo condiziona. Condiziona molto. E non solo, sotto il 70 non hai accesso alla maggioranza dei concorsi pubblici. E quella cosa lì è veramente una stronzata. Non puoi fare a 18 anni una scelta che ti cambia così tanto la vita nei prossimi 60 anni, perché poi è quello, prima che nei prossimi, forse 60 anni no, nei prossimi 40 anni, diciamo 18 anni, arrivi a 58 anni, no? Per andare poi in pensione, anche se 70, nei prossimi 50 anni. Bella troiata quella, Ricky. Poi uno vive con l'ansia, certo. Fortunatamente in ambito universitario questo interesse per il voto della maturità sta scemando. Al massimo incide sulle tasse universitarie del primo anno. Però vedi, anche quello. Insomma. Preferisco che facciano un test come hanno fatto a me. Grazie a Miriam per i 100 bits. A me hanno fatto un test per entrare a ingegneria. Mi hanno detto, ok, se lo passi, tranqui. Se non lo passi, devi farti un corso di recupero. E io l'ho passato. Peggio, in realtà avrei preferito non passarlo perché effettivamente il corso di recupero era utile. Però almeno lì ti inquadrano meglio, no? Vuoi fare questo? Ok, se sei preparato per questo, ne parliamo. Non il voto cumulativo che c'è storia, italiano, matematica, inglese, storia dell'arte, educazione fisica. Cioè, cosa c'entra tutta quella cosa lì che incide sul voto di maturità con informatica? Chiaro che magari un ragazzo, una ragazza, chiunque, va al liceo, magari non è bravo in qualcosa. Ci sta, non è che puoi essere bravo in tutto. Deve avere una carenza, ci può stare la carenza da qualche parte, no? E quindi il voto di maturità magari viene anche abbassato da quella tua carenza, che però, per quello che vuoi fare in futuro, non ti interessa, perché non vuoi. Si chiama cultura generale, è ok. Ed è importante per te, per la tua cultura generale, ma se tu vuoi andare a studiare altro, quella cosa lì non deve c'entrare. Le superiori erano uno schifo, mi sono svegliato all'università, ma come un sacco di gente, Mark. Un sacco di gente. È normale, sono ragazzini. Perché magari uno ha fatto delle superiori generiche perché non aveva ancora le idee chiare. Mentre magari le materie che ha fatto sembrano poco a quello che voleva fare all'uni. Esatto. A me chimica mi ha abbastanza devastato come media. È vero Bertuccia, il test d'ingresso per l'ingegneria era molto particolare, c'era anche, ti faceva anche comprensione del testo, non era male come test, infatti andava proprio, ti faceva, cioè loro riuscivano a capire che tipo di persona potevi essere in ambito di studio, non era male come test quello lì, me lo ricordo, era un libricino molto complesso, ti davano un'ora, non ricordo neanche se ho finito tutto il libricino sinceramente. È prematura la scelta durante la scuola secondaria? Sì, sicuramente lo è. Però se ti vengono date più opzioni, magari puoi fare una scelta un po' più oculata. Guaia, signor Gatto, io la maturità ce l'ho sabato e mi state mettendo ansia. Ma va là, non si preoccupi, tanti auguri. Però aspetta un secondo, io adesso sto andando qua. La pressa per il fieno, ma a me non interessa andarci con il trattore lì.
ci vado con l'autobus. Fame? Mangio. C'è un autobus più vicino qui? No. Vabbè. Che poi magari tu ti puoi preparare per il test d'ingresso e basta, volendo. E non per per il coso, per 5 anni di liceo per poi dopo fare il test d'ingresso. Eccoci qui. Qui. Volontari quarto anno di medie. Ah, anche per scegliere meglio il liceo. Non lo so. Non lo so. Guarda qua. Presto saranno miei questi. 67.000 erotti. Praticamente no, sto abbiamo 3.000. È assurdo che nel 2021 le scuole non insegnano come si deve l'inglese in informatica. Beh, l'inglese ormai immagino di sì, no? Neanche l'inglese. Praticamente regalato, ragazzi. Calvin. Le materie varie servono, in teoria, a dare un'infarinatura di tutto per far capire in generale come funzionano le cose del mondo. In teoria serve ad evitare che la gente sia convinta che i vaccini ci siano 5G. In teoria. Sono d'accordo, Gabriel, ma infatti io non sono contro tutte le materie che ci sono al liceo. È una cosa molto interessante e molto importante. Beh, ah, che diavolo. Avevo... Beh, non molti, se lo dici tu. A fare... Oh no, è un rimorchio anche questo. Cazzo, sono un coglione. Vabbè, ripariamo e poi spostiamo il coso, dai. A me quello che mette dei dubbi non è l'infarinatura che ti dà al liceo, perché è giusto che ti infarini per bene, ma che il voto di maturità sia importante. È quello che, come si dice, contesto. Quanto rimorchio stamattina. Sono Latin Lover, l'ho scritto nel titolo, hai visto? Dovremmo fare come in altri stati dove le medie durano 5 anni, così puoi fare 2 anni di materie comuni e tutte le superiori e poi fai 3 anni più specialistici. Lì adesso non sono neanche così esperto di ragazzi da poter dire cosa è meglio e cosa è peggio, lo ammetto candidamente, non lo so. Non lo so se potrebbe essere la via giusta. Sicuramente un voto che prendi a 18 anni non ti può condizionare per il resto del tempo. È veramente una troiata. Il voto di maturità è importante. Per fortuna personalmente non è stato minimamente così. Allora, non è così importante, dipende dall'ambito. In alcuni ambiti purtroppo viene visto, però come si diceva prima, molto molto meno. A me l'hanno comunque chiesto il voto di maturità, nonostante abbia fatto il coso, il test. Pensa a te, Ai, pensa a te. Ok, anche qui. Beh? No. Che troia. A prescindere dal voto, se poi lavorando vedono se sei una ciofetica, non ti tengono. No, ci sono anche alcuni lavori che ti chiedono il voto di maturità, si diceva prima, no? O anche per fare i concorsi pubblici. I concorsi comunali, no? Serve comunque un voto alto. Purtroppo, lavorativamente parlando, dice Beppe, il voto è essenziale, addirittura... Mazza. Così non va bene, però.
Cioè, me lo ricordo com'ero a 18 anni, una testa di cazzo. Ma prima ancora peggio, figurati. Ma anche fino a 20 anni un po' così. Alcuni concorsi devono avere meno 70 come voto di maturità, gli altri alzano la soglia a 80. Madonna. Che vabbè, non sono cifre, non è che ti hanno chiesto 100 o 90, però... Insomma. Se prendo 60 per la società italiana sei un nulla facente. Infatti, infatti. Oh, che magari lo eri anche a 18 anni, un nulla facente. Cioè, c'hai 18 anni. A cosa pensi? A masturbarti? A giocare ai videogiochi? Oppure a uscire per locali? A vedere gli amici? A cuccare la grande con l'altro sesso? Cioè, cosa pensano i diciottenni? Di sicuro non pensano, ah, adesso mi preparo. Cioè, ci sono anche quelli, ci sono anche quelli. Però sono rari quelli che dicono, ok, adesso mi preparo, mi segno il mio futuro, prendo 90 alla maturità, così entro nell'università specifica con uno sconto adeguato, vado lì, studio, sì, 5 anni, laureato e vado a fare questo lavoro qui. Quanti sono? MG, buongiorno Gattone, buongiorno e grazie per i suoi 3 mesi. Cioè, dipende da uno che percorso fa, ma dipende anche dalla famiglia, ragazzi. Cioè, ne parliamo della scuola, che è importantissima sicuramente, ma parte del lavoro dell'educazione arriva dalla famiglia. Se non c'è il genitore che ti spiega queste cose, che ti dice no, guarda, forse è meglio se fai così, ti indirizza senza costringerti, non va bene. Perché grandissima parte della formazione lo fa la famiglia. Che ti faccia pressione positiva, che ti faccia pressione negativa, lì torniamo. Grazie a Kraken per i suoi 7 mesi. Quanti ragazzi sono andati a studiare medicina o sono andati a studiare, non so, per fare gli avvocati perché i genitori volevano il figlio medico o avvocato perché guadagna bene. Per poi dopo fallire miseramente, perché non era banalmente il loro campo. Venerdì c'è a 12 ore, me ne ero dimenticato. Ecco qui. Genitori che giustamente vogliono il meglio per i propri figli, però il meglio non significa per forza avere il lavoro remunerato al meglio. Perché cosa lotto una 24 ore? Mario Golf mi sembra un po' eccessivo, non è così bello. Il posto fisso. Servi sempre, Gabriel, servi sempre. L'università è molto stressante, infatti o scegli qualcosa che vuoi fare o è veramente devastante. Ma veramente tanto devastante. Ok. Grazie a Soulweed per i suoi 31 mesi. Quindi la famiglia è importantissima anche per questo tipo di scelte. Infatti io ho scelto, ribadisco, ingegneria non tanto perché... Ma così, Kraken? Grazie mille! 10 sub! AMK, a Paura, a Damiano, a Tommy, a Husdon, a Morbido Dentro, a Pixaria, a Zapanda, a Curity e a Henry. Ringraziate tutti, ragazzi, grazie mille! Che sto dicendo? Ah sì! Che ho scelto ingegneria perché era la cosa
che in rapporto remunerativo, roba che mi interessava, era la cosa migliore. Perché gli ingegneri comunque sono ben pagati, quelli bravi. Ed era la cosa più economica che potevo fare. Facevo ingegneria dell'informazione, proprio per fare tutto. Riccardo, dai una cospicua marcia al signore. Ok, allora di qua e di là. E infatti, insomma, è andata come è andata. Riccardo, dai una cospicua marcia. Porca puttana, guarda. To, e facciamo anche così che mi butto di sotto di qua dopo. Riccardo, dai una cospicua marcia al signore. Sì, dovrei farcela. Vediamo. Riccardo, dai una cospicua marcia al signore. Ok, e ok. Riccardo, dai. Mio amico è entrato in ingegneria gestionale perché si trovava bene lavoro, ma ora ha un lavoro che odia e non lo invidio per nulla. Infatti, Riccardo, è un problema quello. Che per carità, comunque lavoro è lavoro, può essere il lavoro che ti piace di più al mondo, ma dopo un po' ti rompi comunque il cazzo perché è lavoro. Per me, trovati un lavoro che ti piace, non lavorerai mai un giorno in vita tua, è un'enorme cazzata. Un tavolo buono che conosco il... È vero, lavori più a cuor leggero, sicuramente. È meno pesante, magari, che fare qualcosa che proprio ti fa schifo. Però è lavoro. È comunque lavoro, cioè tu devi svegliarti la mattina e fare per forza quello. Non è che ti svegli la mattina e dici, dai, oggi no. Pippi, parlando di università, le chiedo una piccola benedizione per mercoledì, che avrò l'ultimo esame di università prima della laurea. Se lo passo, ovviamente, lo passerà. Le auguro i miei migliori auguri. Grazie. E grazie anche a Spiga per la sua. Poi dà una grandissima mano avere un lavoro che ti piace, ma al 100%. Avrei mollato una vita fa io. Cioè, lo sapete benissimo. Però... Non ti fa schifo, lavori più serenamente, certo. Però è comunque lavoro. Non è svago. Espert dice una cosa bellissima. Grazie a Joe Mercury per i 100 bits. Dice questo. Andiamo avanti. Dice, oltretutto, non preoccupatevi se ci mettete più di altri a fare l'università. Impegnatevi, ok? Ma non perdete la voglia solo perché c'è gente più veloce. Non è una gara. È una cosa verissima, quella che dice Espert. Purtroppo non è così che ho vissuto la mia vita da studente in generale. E lì tornano i genitori. Non credo ci sia stato un giorno in cui tornavo a casa da una verifica fatta in cui mia mamma non mi chiedesse com'era andato il mio compagno più bravo. Tutto e io ho fatto. Vissuto quindi grazie. Tutta la mia carriera non scolastica vero. Come una gara a chi fa meglio. Che poi ti porta anche a mentire, no, sono andati male tutti, sai quelle stronzate lì. È molto traumatico, sì. Dai, ce la faccio andare a tornare. È molto brutto, sì, no, ma infatti lo so, l'ho vissuto. E quella è una roba che se ti fanno fin da bambino, ti rimane. E quando vedevo anche i miei colleghi universitari andare meglio... Quella per me è stata proprio devastante. Ti demoralizza da morire. Oddio. Moltissimi genitori fanno così. No, ma infatti, ribadisco... È la mia esperienza, ma è l'esperienza di migliaia e migliaia di ragazzi di tutta Italia, di tutto il mondo. Non sono io. Non sono io. Che altro si dire quale genitore non lo fa? Parecchi, eh.
Infatti moltissimi dei miei compagni sono stato anche a casa loro, tutti super tranquilli. Poi c'erano genitori decisamente molto peggiori dei miei, perché non è stata un'infanzia terrificante la mia. Normale, la via di mezzo, con i pro e i contro, come tutti, però ho visto delle situazioni veramente molto peggiori. Quelli di Q non lo fanno, vedi? Non serve andare lontano, anche se non siamo esattamente vicini di casa. Cercavo di difendermi dicendo che erano andate male tutti, ma mi dicevo che non ne fregava niente degli altri. Questo anche a me succedeva, quindi quando tutti vanno male non me ne frega niente degli altri. Quando vado male solo io sono una merda. Grazie Zabino per 24 mesi. Avere genitori che se ne fregano è molto peggio. No, infatti, la via di mezzo servirebbe. Perché anche lì, cioè io capisco anche il genitore che si ritrova genitore. A fare il figlio non ci vuole una laurea, basta una ciulata e lo tiri fuori. Non è facile fare i genitori. Non è per niente facile fare i genitori. Quindi ci provano. Siamo fratelli ricchi. Bisogna capirlo. I genitori ci provano. Questo è quello che impari crescendo. E infatti cercano sempre tutti di essere genitori migliori dei propri genitori. Non è facile. Me ne rendo assolutamente conto. Non sono genitore. Mi auguro di esserlo prossimamente. Però mi rendo conto che non è una cosa semplice. Non vi nascondo che comunque è una cosa che fa paura. Fa paura anche perché delle volte puoi avere anche talmente tanta paura di dici non voglio fare figli perché non voglio essere come i miei genitori. Stazione di servizio. E io ho avuto un bel periodo in cui pensavo la stessa cosa. No, prossimo, non c'è niente in cantiere, tranquillo. Ma che devo ancora prendere casa? Ma siamo pazzi? No. Non c'è niente di ancora né pensato né garantito. Che paura! È pazza questa qua! Dov'è che è il benzinaio? Che paura! Grazie comunque, parole sante. Non tutti sono andati a fare i genitori, ma è quasi prassi farli, i figli. Sì, è vero, ma infatti ancora sono nella fase in cui devo decidere se sarò o meno in grado di essere genitore. Poi è una roba che va, una decisione che si prende in coppia e tutto quanto, insomma. È un lavoro di squadra, mica da ridere. Non è facile, non è assolutamente facile. Anche a livello economico, insomma. Voglio avere una certezza economica prima di avere un figlio. Perché, come dicevo, non voglio fargli fare la vita che ho fatto io. Che per carità, sembra che mi mandavano a spaccare le pietre. Non è assolutamente vero. Però crescere comunque con un'incertezza, dicendo no, devi iniziare a lavorare il prima possibile, no, non possiamo, no, quello. Ti mette su una pressione non indifferente. Grazie a Red Serialx per i 42 mesi. E ancora una volta ribadisco. Non sono io che ho avuto un'infanzia strana, ma tantissimi di voi sono sicuro al 100% che possano raccontare le stesse identiche storie, diciamo. Un figlio ti costa 600-700 euro al mese, io sto al secondo. Non parlo di quello per sicurezza economica, Altima. Non tanto poterti pagare le spese vive, no? Del figlio.
in quanto mettere via per un futuro. Ad esempio la casa non in affitto, non lo so, poterti permettere di mandarlo in una scuola che gli piace, magari se vuole andare fuori sede riuscire a dargli una mano, non dico pagargli tutto e viziarlo, vi dico, se vuole fare quello gli do la possibilità di farlo, e quello è più di 700 euro al mese. Grazie a Dacci, sono 15, numero triangolare e 3 minori di 3. Coincidenze? No, secondo me no. Potergli far fare dei viaggi, sì, vabbè, delle esperienze in generale. Ti dare un consiglio da padre di due gemelli, farli molto tardi, ho 36 anni, ti ammazza fisicamente, sei nervoso e non riesci a fare... No, a non farli troppo tardi allora. Oh no, mi hanno ingabbiato. Poi c'è anche il problema, giustamente, fisico, perché il tuo fisico a una certa cede. Farli tardi poi significa che diventa problematico. Sei più allenato in forma di me, Gabriel. Il fatto è che più ci pensi meno lo faresti. Non credo si sia mai pronti ad essere genitori, è vero. È vero. Sono discorsi delicati anche questi, perché anche lì dipende da come sei messo, sempre economicamente, perché è vero, tu puoi dare tutto l'amore del mondo a tuo figlio, però per determinate cose servono i soldi. Non vuol dire che un bambino che nasce in una famiglia non ricca, non benestante, cresce triste, perché poi sta anche al genitore, insomma, far capire al figlio quanto, come funziona la vita in generale, ecco. Ah, sì, mi ricordo. Io ribadisco, ho avuto la pressione del soldo fin da piccolino, quindi sono cresciuto così. Brooks, sono qui a pensare la stessa cosa, sono effettivamente problemi spigolosi. Grazie mille. È stato un po' dark questa live. Scusatemi. Siamo entrati in argomento, non so neanche come. Ok. Sono argomenti da vecchi di merda. Se non insegnassero il valore dei soldi alle generazioni attuali, avremmo meno gente che entra nei bar a far casino e disturbare. Che senso? Un caffè! Così? Della mia età falsa, è vero! Siamo partiti da quello! Siamo partiti da quello, mamma mia! E io pensavo di aver 30 anni! Sono argomenti da 30 anni e non posso, vedi, ho sbagliato! Porca miseria! Vabbè. Che ore sono? Meno 10, dai! Facciamo... Ma le sta facendo le balle? Sì, eccone una. Cazzo, non si vedono. Sarà perché è mattina presto. Vabbè. Allora. Vediamo di creare un pelo di organizzazione. Porca di quella puttana. Un pelo di organizzazione per la serata e di quello che andremo a fare nei prossimi giorni. Sarà un casino terribile. Stasera non so cosa fare.
zero. Ok? Zero. Vediamo. Oggi pomeriggio mi lego mani e piedi qui e mi metto a montare il video per domani. Non so come verrà quel video, perché è molto ripetitivo, quindi sarà molto faticoso da montare. Vedrete. E il video dei sub. Per la live dei sub, vi avviso con tutta la dovuta calma stasera. Mi spiace per il poco preavviso, però vi avviso stasera se domani facciamo il sub day. Perché domani sera facciamo Sea of Thieves, ma facciamo solo le cose cosmetiche. Diamo un po' un occhio a cosa ci propone Rare per quanto riguarda il mondo di Jack Sparrow. E magari giochiamo assieme. Potrebbe essere carino giocare assieme domani sera. E anche durante la live dei sub, adesso vediamo. Stasera appunto non so cosa fare. Mercoledì e giovedì invece giocheremo con i termosifoni a Sea of Thieves. Io non so se chiediamo anche a Karim. Devo chiedere ai Termos, perché per me va bene, però non lo so. Non so se vogliono giocare tutti loro o che. Se uno non ha voglia, non lo so. Effettivamente ci siamo presi veramente all'ultimo momento anche per l'organizzazione di questa cosa qua. Comunque, in teoria, a partire da martedì... No, da martedì... Oggi è lunedì, domani è martedì. A partire da mercoledì 23, quindi il mercoledì 23, giovedì 24, faremo 4 ore di live. Ok? Segnatevi 4 ore di live in squad coi Termos per giocare all'espansione di Sea of Thieves. Mi sa che la finiamo appunto per giovedì. Venerdì mattina, ah no, venerdì c'è la 12 ore di Mario. Venerdì la 12 ore di Mario, che ho già comprato, quindi sì. Stasera non lo so. Mercoledì e giovedì sera? Bella domanda. Non ho idea. Cazzo. Quindi io oggi in teoria dovrei anche farmi un mini calendario. Leggevo che l'espansione dura dalle 8 alle 12 ore. Adesso vediamo. Al massimo... Se proprio vogliamo recuperare qualcosina, magari durante la 12 ore facciamo una piccola chiosa di Sea of Thieves. Vediamo. Adesso non lo so. Ci sono i drop. È questo fine settimana, Teo, non il prossimo? Cazzo. Questo. Sì, no, vabbè, ma è il fine settimana, quindi va bene, lo faremo il fine settimana. Quindi durante la 12 ore... No, vabbè, durante la 12 ore non serve neanche fare i drop di Sea of Thieves, perché dropperemo durante sabato, ok? Facciamo durante sabato. Quando partono? Venerdì, sabato, domenica, lunedì? Giusto? Li facciamo doppi sabato. Regaliamo un'agenda, ma ne ho mille... È che non mi viene mai da segnarmi le cose, è quello il mio problema. Adesso ho iniziato a segnarmi un po' le cose nel calendario del telefono. E però quando mi mancano i giochi, mi mancano proprio. In realtà è stato devastante, ma veramente devastante, le due settimane in cui non ho potuto lavorare per il dolore. E le tre, tutto di fila. Quindi... Perdonatemi, già di base sono un po' lento a fare determinate organizzazioni. L'ultimo mese è stato incredibile. Cioè veramente, sono indietro con tutto. Pensate, sono talmente indietro che mi sono perso delle robe. Karim ieri mi ha detto, ma tu l'hai provato? Cos'è che era? Watch Dogs Legion con gli zombie? Io me ne ero dimenticatissimo. Anzi, forse nemmeno sapevo della sua esistenza. Cioè, pensate, roba che fa parte proprio del mio lavoro. Tra l'altro roba Ubisoft, quindi neanche roba... E io non ne sapevo nulla. E c'è l'alfa del primo di giugno. Poi mi ha detto che fa cagare, ma questa è un'altra questione. Però è l'alfa probabilmente. Non lo so, io non ho provato niente.
Però già il fatto di non sapere della sua esistenza, minchia, sono completamente fuori dal mondo. Ma veramente tanto. Devo recuperare un sacco di cose. È solo vuoto, ma la base c'è. È però vero. Magari stasera. Sì, adesso vediamo se ho accesso a una cosa. È stato devastante proprio. Anche perché il dolore che ho avuto non era dolore, non posso stare seduto qui alla scrivania a lavorare, che è già un bel problema. No, a me pulsava tutto il giorno, e quindi anche stare in divano, sdraiato, a letto. Sì, io non ho avuto un attimo libero a pensare ai cazzi miei, perché ogni istante è stato solo pensare al dolore. Adesso che non ho più male, mi sembra di aver ricominciato a vivere in un'altra maniera. 12 ore di Mario Golf, venerdì. Quello è l'unico appuntamento di cui mi dimentico sempre, ma è fisso. Zana, mattina rovinata. Lavorativa rovinata. No. Oh, mattina lavorativa piuttosto impegnativa. che sciogli lingua anche tu, però. Ma non posso non passare per il rinnovo. Grazie mille. Non è un attimo per pensare cazzi tuoi, perché eri occupato a pensare al culo. Mamma. È stato veramente, veramente devastante. Dolce Sea of Thieves, magari. Ma io ci sto sempre, per quelle cose lì. È che per fare la coop con gli altri non vogliono. Ma io volentierissimo. Cioè, per me l'espansione ce la potremmo spassare. Cioè, potremmo sparare in faccia tutto in un unico giorno, eh. Ma se vado un po' più veloce, mi rompe il cazzo? No. Però fanculo. L'importante è che sto bene, sì. Spero di continuare a stare bene. Oggi mi sono tolto il cuscino da sotto il culo e ho ricominciato a bere il caffè. Infatti stamattina, non so se avete notato, ma sono molto più attivo rispetto ai giorni scorsi. Un caffè al giorno. Berrò solamente un caffè la mattina. Basta. E questo già mi basta per ora. Poi vediamo se ci sarà bisogno di integrarne con un secondo, ma per ora va benissimo così. Sì, Teo, però non fa le curve bene, perché ogni tanto va anche un po' più veloce. Va bene così. Però questo qui è a posto, devo dire. Spostando il mio esame di maturità da venerdì a sabato. Ma sì, studia e impegnati. Vedrai che ne uscirai bene. E se non ne esci bene, farai altro. Non fatevi condizionare dal voto, perché altrimenti anche lì è uno stress. E ve lo dice uno che ha fatto esami in quinta elementare, in terza media, in terza superiore e in quinta superiore. Una vita di esami. E ho finito per farlo stream. Quello dell'elementare, sì, il terrore partiva proprio da piccoli. Anche gli esami del sangue, tutto. Che siamo quasi. Oh no, cazzo, guarda qua. Posso passarci sopra? Sì, tranqui. Che voglia di campagna, guardate, non ho altro in testa. Fatto tutto, mi pare, no? E adesso va raccolto, lo raccogliamo domani. Ferma questa cosa qui e lo mettiamo qua. No, Q. Ok.
Come adesso ti sei stata qua a rompere il cazzo fino adesso? Curti, sei seduta adesso, scusami un attimo. Ma che discorsi sono? No, sbagliato. No, domani non faccio i pirati, perché l'aggiornamento lo fanno alle 11 purtroppo. Vabbè. Là. Scusami. Ah, che paura. Salva la partita, vinci la partita, questa è la partita, partita. Ah. Ragazzuoli, 11 di mattina aggiornano, domani sera ci giocheremo. A Sea of Thieves. Virai di Thermos. E diciamo, guardate che domani ho segnato, per domani. No, non per domani. Per mercoledì ho segnato, Scrivete, per mercoledì ho segnato. È stato un piacere come sempre. Noi ci vediamo stasera con... Grazie a tutti per sub e sub, donazioni e tutto quanto. Siete meravigliosi, speciali e soprattutto...